Allora, se siete d'accordo, diamo il via. Via libera? E non so se Tommaso però ha lanciato la diretta, Fede. Ecco, no, ti avevo detto le 2:30, però Valdo ci ha dato il via. Bene, buon pomeriggio, siamo tornati, siamo alla ripresa di questo convegno Europa 2024 alla Fondazione Circolo Fratelli Rosselli. Mi presento, sono Andrea Puccetti, faccio parte del direttivo della Fondazione, nella vita sono anche imprenditore e oggi sono qui per coordinare l'intervento, le voci dei giovani che nell'ottobre scorso hanno potuto visitare Bruxelles, l'istituzione massima dell'Unione Europea, il Parlamento, grazie a un'iniziativa fortemente voluta dal Presidente della Fondazione, Valdo Espini. Ritengo sia stata un'iniziativa molto importante, il gruppo dei giovani era molto folto, oggi ne abbiamo alcuni che interverranno magari testimoniandoci direttamente e personalmente quella che è stata questa esperienza. Per quanto mi riguarda vi posso dire che l'entusiasmo è stato anche il mio. Lo è stato anche da imprenditore, in quanto credo profondamente nelle istituzioni. Ho ascoltato con attenzione gli interventi degli oratori che da molti ambiti, anche istituzionali, stamattina hanno espresso delle posizioni molto interessanti. Credo nelle istituzioni europee per quale motivo? Ma innanzitutto perché possono rappresentare il nostro sistema industriale, le necessità del nostro sistema industriale. A titolo di esempio porto anch'io la mia esperienza di impresa che produce a livello nazionale ma anche che preside da molti anni i mercati esteri e abbiamo vissuto una tempesta perfetta praticamente in questi 4 anni, una tempesta che ha comportato uno shock energetico importante. Pensate che la bolletta manifatturiera dell'energia è passata da, per dare un esempio, 20 miliardi a 110 miliardi di euro. Quindi quello che diceva per esempio Gozzi di Federacciai è evidente, palese, una realtà industriale come quella italiana che rappresenta la seconda manifattura europea ha nel costo dell'energia un driver di competitività che non si può ricomporre se non andando a cercare degli elementi di compensazione, quindi dei nuovi sbocchi di competitività, per cui pone e ha posto, per chi ha potuto seguire la prima parte della mattinata, dei temi che condivido. In questo 2024 sappiamo bene che poi si sono sommate delle criticità per le imprese italiane, pensiamo al problema dei tassi di interesse, noi abbiamo visto salire il costo del denaro dall'1,50 medio di poco più di 12 mesi fa a quasi il 5%. E qual è stato il risultato? Il risultato è che abbiamo a disposizione delle imprese un denaro che è più caro ma che è anche più selettivo. Avviene in altri paesi dell'Europa, per esempio la Francia, la Germania, invece un accesso al credito che è aumentato, che è più facile nel giro di un anno le imprese francesi e tedesche hanno avuto un accesso al credito superiore rispetto all'anno precedente di circa il 7%. Questi sono dei temi che non ci rendono naturalmente meno consapevoli dell'importanza dell'istituzione europea, ma che ci permettano in maniera laica, come fa la Fondazione Circolo Fratelli Rosselli, di affrontare a viso aperto quelli che sono dei temi che sono sul tavolo anche dell'industria italiana. Non la voglio fare lunga, ma credo veramente che sia importante anche sottolineare come da questa tempesta perfetta ne siamo usciti, e lo dico anche per i giovani che sono accanto a me, proprio grazie alla presenza delle istituzioni europee che hanno deciso di intraprendere per la prima volta la strada di un debito comune che ha messo a sistema delle risorse per il recovery, per gli aiuti alle imprese, per la cassa integrazione. A titolo di esempio vorrei citare i dati di quello che è costato la spesa corrente italiana e il blocco per il Covid, 100-110 miliardi fra cassa integrazione e altri interventi a livello mensile,
Che cosa sarebbe accaduto all'economia italiana, alle imprese italiane, se non ci fosse stata l'Unione Europea, che comunque è arrivata ad una sintesi e a mettere in piedi un programma di stimolo fiscale e delle risorse attraverso il Next Generation EU e poi attraverso il PNRR italiano e che ci ha permesso, senza ombra di dubbio, di ripartire. Ecco, questo per dire che le istituzioni europee non sono in discussione. Passo molto velocemente a questo punto la parola ai giovani. Il primo che è con noi è, diciamo, un esperto funzionario di Bruxelles che tra l'altro in maniera molto cortese ci ha accompagnato, ci ha fatto da guida in questa visita a Bruxelles. È Cesare Bellomo, amministratore delle visite conferenziere per la Direzione Generale della Comunicazione al Parlamento Europeo. Ciao Cesare, e ti passo volentieri il microfono virtuale, visto che tu sei a Bruxelles. Buon pomeriggio, grazie, grazie mille, grazie per questo invito. Intervengo con molto piacere a questo incontro. E sono stati tanti gli interventi, gli illustri ospiti, ecco, di questa giornata, e mi inserisco, ecco, volentieri, volentieri anch'io. Ho avuto modo di accogliervi, di accogliere la delegazione, ecco, della Fondazione Circolo Fratelli Rosselli a Bruxelles, come è stato giustamente ricordato, nell'ottobre scorso. La delegazione è stata invitata dall'onorevole Covassi, ecco, nell'ambito di un programma visite Che ci sta raggiungendo Cesare, ha Ah, comunicato che è un ecco. po' in ritardo, ci sta raggiungendo da Roma ed è prevista fra i prossimi oratori del panel che comincerà alle ore 16. Prego. Benissimo. Ecco, questo è un programma che il Parlamento porta avanti da diversi anni, un programma visite con cui il Parlamento si pone l'obiettivo di avvicinare, di far avvicinare i cittadini, la cittadinanza, ridurre, ecco, quella distanza che molto spesso è percepita, ecco, tra gli Stati membri e Bruxelles. E questo programma visite si svolge nei due luoghi di lavoro, ecco, del Parlamento. Noi svolgiamo queste visite sia a Bruxelles che a Strasburgo, ecco, durante le sessioni plenarie. Io sarò la prossima settimana, ad esempio, a Strasburgo, ecco, nell'ambito della prima plenaria di quest'anno, del 2024. E durante questi incontri noi raccontiamo, ecco, il Parlamento, la sua struttura, il funzionamento, la composizione, ciò che si discute, ecco, quali sono le tematiche. Ed è fondamentale, soprattutto in un anno come questo, ecco, l'anno che è appena cominciato, che è l'anno elettorale, l'anno in cui saremo chiamati, i cittadini europei, a rinnovare, a eleggere i nuovi membri del Parlamento che si insedieranno nel luglio 2024. La legislatura sta volgendo a termine. Sarà un anno particolare perché le elezioni europee si inseriscono in un contesto di transizione politica più ampio, perché oltre alle elezioni europee ci saranno, ad esempio, le elezioni presidenziali americane. Quindi sarà un anno veramente di transizione su scala globale. Il Parlamento europeo è un'istituzione che ha avuto un'evoluzione molto importante nel corso del tempo e sarà suscettibile, ecco, se ci sarà la volontà politica di acquisire sempre più prerogative. È nato come un organo prettamente, ecco, consultivo, che non era nemmeno eletto direttamente dai cittadini, ecco. Il Parlamento europeo nasce come assemblea comune nell'ambito di quella che era la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, e era formata da rappresentanti, ecco, dei parlamenti nazionali. Quindi nell'ambito dei parlamenti nazionali venivano poi individuati, ecco, i rappresentanti che andavano poi a rappresentare gli stati qui in queste sedi. Ecco, poi dal 79 si è riformato in tal senso, ogni 5 anni, ecco, si procede a elezioni europee. E le prerogative sono molto cambiate, sono ampliate nel corso del tempo. Attualmente è organo colegislatore, quindi
quindi è una delle istituzioni che partecipa al processo decisionale, al processo legislativo, è autorità di bilancio, il bilancio, le varie voci di bilancio, la posta, i vari programmi del bilancio generale dell'Unione Europea, pensiamo al programma Erasmus Plus, sono determinati anche grazie al contributo del Parlamento Europeo, che ha voce in capitolo alla pari degli stati membri. Quindi è fondamentale capire come la politica, ciò che si discute qua, ci riguarda poi nel quotidiano, ecco. E deve essere ben chiaro che le politiche che si decidono qui hanno un impatto concreto poi nel nostro quotidiano, e vi cito alcuni esempi, ecco, di dossier, di file legislativi che si stanno discutendo, ecco, in questi ultimi mesi, e che si sta cercando di chiudere, ecco. L'idea è quella di chiudere più file legislativi possibili entro le elezioni. Beh, si discute di intelligenza artificiale, è un fenomeno che riguarda sempre di più la nostra vita quotidiana, abbiamo sempre più a che fare con questi strumenti, pensiamo all'intelligenza artificiale generativa come ChatGPT, c'è una moltitudine, ecco, di strumenti che possono essere ricompresi nell'alveo dell'intelligenza artificiale, e l'Unione Europea adesso si sta occupando di regolamentare questo fenomeno dando una legislazione, una regolamentazione strutturale, organica, basata su un livello di rischio, ecco. Più vi sono dei rischi per la persona di non rispettare diritti fondamentali, più sarà severa, ecco, la regolamentazione che l'Unione Europea intende applicare. Un altro esempio concreto è la legislazione che riguarda i lavoratori della cosiddetta gig economy, delle piattaforme digitali. Soprattutto dopo la pandemia c'è stato un incremento di queste figure lavorative, che sono molto spesso inquadrati come lavoratori autonomi, ma che poi nei fatti devono sottostare a un controllo, la propria attività è supervisionata, vi sono dei limiti con riferimento alla retribuzione, ecco. Quindi sostanzialmente si trova in una situazione di dipendenza, ecco, sono dei dipendenti veri e propri di queste piattaforme, ma non hanno accesso a quella serie di garanzie previdenziali che sono invece applicabili ai lavoratori, ecco, dipendenti. Quindi anche in questo ambito l'Unione Europea sta cercando di dare un approccio comune, di rendere più omogenea la regolamentazione, aumentare le tutele, ecco, nei confronti di questi lavoratori. Un altro esempio, ecco, ed è l'ultimo che faccio per dare proprio l'idea della concretezza di ciò che si discute in questi ambiti, è la direttiva che è entrata in vigore quest'anno sul caricatore universale, ecco. A partire dal 2024 i dispositivi elettronici che saranno venduti in Europa dovranno essere compatibili con un unico caricatore universale USB di tipo C. Ecco. Quindi questo per far vedere come, per citare anche la normativa sul roaming dati, ecco, quindi per far capire come l'Unione Europea arrivi addirittura nel nostro telefono cellulare, quindi la possibilità di utilizzare l'operatore nazionale nel territorio dell'Unione Europea. Quindi ecco, è importante che passi questo messaggio di come la legislazione che si discute qui ha un impatto, ecco, su tutta la cittadinanza, e quindi è importante comunicare anche in prospettiva delle elezioni europee che si stanno avvicinando, anche perché maggiore il numero di elettori, ecco, che parteciperanno, che si recheranno alle urne, e il risultato delle scorse elezioni è stato buono, ma ci si auspica che la partecipazione sia sempre più ampia, maggiore sarà la legittimazione, ecco, del prossimo Parlamento che si insedierà a luglio, ecco, con la sua seduta costitutiva. Mi fa piacere che si organizzino, ecco, questi incontri dove c'è ampia partecipazione, ecco, dei giovani, che magari saranno per la prima volta, ecco, elettori, che partecipano al nostro programma visitatori. Ecco, noi nell'ambito del nostro programma accogliamo diverse scuole, diverse associazioni giovanili, diverse università,
E questo è un dato positivo. Ci sono tante scuole italiane anche che vengono a visitarci nei luoghi, nei nostri, nei luoghi di lavoro, Bruxelles e Strasburgo, e questo è un buon segnale. E quello che ci auspichiamo, ecco, con queste visite che sono poi hanno tempi limitati, ecco, si riducono a un'ora, un'ora e mezza, ecco, al massimo di permanenza. C'è una parte in sala, poi c'è la possibilità di vedere l'emiciclo. Però quello che noi ci auspichiamo è che i visitatori abbiano poi una chiave di lettura, che si portino poi a casa, ecco, più consapevoli di quello che avviene, ecco, all'interno di queste istituzioni, all'interno del Parlamento europeo in particolare. Perfetto, Cesare, ti volevo fare una domanda, se ti posso interrompere. Certo, un attimo. Certamente. Io credo che questa attività di coinvolgimento che ha fatto, ed è un'attività insomma rilevante, la Fondazione Rosselli, si debba anche tenere conto magari di qualcosa che tu potresti dirci adesso relativamente alle possibilità di lavoro, di tirocinio, cioè per fare in modo che i giovani vedano nell'istituzione europea quello che ho visto io da diversamente giovane, cioè un apparato estremamente articolato, complesso, che può permettere appunto ai giovani di avvicinarsi anche con la prospettiva di avere un percorso davanti e non solo per una altrettanto importante, ma è visita di uno o due giorni. Assolutamente, sì. Ve ne parlo più che volentieri. Nel nostro stesso servizio abbiamo diversi tirocinanti, ecco, che stanno facendo un'esperienza, ecco, di stage, quindi di approccio al mondo delle istituzioni in ottica lavorativa. Il Parlamento organizza quelli che sono detti tirocini Schumann, ecco, nominati a memoria, ecco, di Robert Schumann, uno dei padri fondatori, ecco, dell'Unione Europea, che ha dato avvio, ecco, anche con la sua dichiarazione al processo di integrazione. E sono stage che durano 5 mesi, sono stage, e questo lo sottolineo, sempre retribuiti, non è sempre il caso, ecco, in altri contesti, ma i tirocini al Parlamento sono sempre retribuiti, hanno durata di 5 mesi e danno la possibilità di toccare con mano i vari servizi e le varie attività del Parlamento. E i profili ricercati sono ampissimi, dai profili linguistici a profili giuridici, economici, ma anche scientifici. E sono sempre organizzati in due momenti, ecco, ci sono sempre due tranche. Una prima che inizia a ottobre e che va avanti fino a fine febbraio, e poi un secondo turno che inizia a marzo e va avanti fino a fine luglio. Come il Parlamento organizza queste esperienze di tirocinio, anche le altre istituzioni, ecco, organizzano esperienze simili, il tirocinio Blue Book alla Commissione Europea, il Comitato delle Regioni, Comitato Economico Sociale, ma anche le istituzioni che sono basate a Lussemburgo, ad esempio la Corte di Giustizia dell'Unione Europea organizza anche esperienze di tirocinio, gli uffici di collegamento del Parlamento Europeo negli Stati membri organizzano esperienze di tirocinio. Quindi le possibilità sono ampie, e quello, il mio invito è di andare a vedere nelle pagine web delle rispettive istituzioni quali sono, ecco, le condizioni, come ci si può candidare. Normalmente è richiesta una laurea di tipo triennale, la conoscenza di almeno 2 lingue ufficiali dell'Unione Europea, e ci si candida, ecco, tramite il sito delle istituzioni, si invia il proprio curriculum e si partecipa poi delle interviste, si viene, ecco, selezionati per questa esperienza che può dare l'avvio, ecco, poi a una carriera a livello europeo. In tal senso vi invito anche a seguire le pagine Instagram e Facebook, ecco, delle istituzioni, che in prossimità, ecco, dell'apertura delle candidature fanno dei post ad hoc pubblicizzando, ecco, e invitando i giovani a candidarsi per queste esperienze, che consiglio vivamente. Sono esperienze che aprono molto gli orizzonti e fanno vivere un'esperienza, ecco, unica all'interno delle istituzioni europee. E poi un domani, non per forza continuando l'esperienza, ecco, su scala europea all'interno delle istituzioni, ma portandosi ad esempio a casa un bagaglio, ecco, di ricchezza culturale e di esperienza di vita non indifferente. Quindi
Il mio invito è, se siete curiosi, di candidarvi, di informarvi su queste opportunità, e anche tramite la fondazione, ecco, se ci sono delle domande in tal senso e volete poi inoltrarmele, sono più che disponibile a rispondere e a darvi le informazioni del caso. Grazie. Grazie, grazie a voi ancora per... Grazie davvero Cesare, a nome della fondazione, e a presto. Grazie mille, di nuovo buon proseguimento e un saluto a tutti, e grazie al presidente Valdospini, ecco, per l'invito, e grazie Andrea per il coordinamento, ecco, per la realizzazione di questo incontro, e un caro saluto da Bruxelles a tutti voi. Grazie a te Cesare. Grazie. Vediamo collegata già sullo schermo, anche lei è in remoto, Alessia Cecconi faceva parte, ecco, del gruppo di giovani che sono venuti a Bruxelles con la Fondazione Rosselli, è socia della Fondazione, è direttrice della Fondazione CDSE, Centro di Documentazione Storica della Val Bisenzio e Montemurlo. È un'istituzione a partecipazione pubblica, questa, che si occupa in ambito pratese e regionale, quindi su un territorio piuttosto esteso, di memoria del Novecento, di valorizzazione didattica del territorio. Alessia è coordinatrice quindi di numerosi progetti di ricerca e di public history a livello regionale ma anche nazionale. Infatti ha all'attivo oltre 40 pubblicazioni, tra saggi, monografie, cataloghi di mostre, oltre alla curatela di una ventina di esposizioni, tra cui l'ultima per la Galleria degli Uffizi al Castello di Poppi, alla quale sta lavorando anche in questo momento, e questa è la ragione per cui non può essere qui con noi. La ringraziamo per essersi collegata e ti passo la parola, Alessia. Alessia però nel frattempo è scomparsa dagli schermi, vediamo se riusciamo a recuperarla. Gli mandiamo un messaggino, non ti vede, eccola. Alessia. Scusate, nel momento in cui presentavi... Il suo più bello. ...chiamata che ha fatto interrompere il collegamento proprio nel momento esatto, ecco, con un tempino. Direi perfetto, ecco. Però ti testimonieranno che ho fatto una bella presentazione, credo, e ti passo la parola, Prego, prego Alessia, grazie. Grazie Andrea, mi scuso per non essere presente lì con voi, io invece vi chiamo non da Bruxelles, ma dal Castello di Poppi, perché appunto oggi c'è un convegno e quindi purtroppo per cause di forza maggiore non potevo essere lì presente con voi. Comunque desidero innanzitutto ringraziare la Fondazione Rosselli, in particolare Valdospini, per questa generosa opportunità del viaggio a Bruxelles, ma anche tutto lo staff della Fondazione, sia quello di Firenze che Roma, che si è veramente prodigato per un'organizzazione perfetta e anche una scansione dei tempi veramente precisissima, e che ha fatto in modo che l'esperienza fosse così breve e intensa, ecco, allo stesso tempo. Il mio punto di vista di questa, insomma, esperienza del viaggio al Parlamento Europeo è sicuramente duplice, perché da una parte c'è ovviamente l'ottica, il punto di vista di cittadina, no? Di cittadina di un'area appenninica come quella dell'Appennino Pratese, a forte coesione sociale, interessata ai temi della politica, dell'attualità, e ovviamente cittadina preoccupata che ci possano essere, ci debbano essere legami fortissimi tra comunità geograficamente periferiche, le cosiddette aree interne, e i centri di irraggiamento europei, e quindi i legami che possono sussistere tra le aree periferiche e invece i luoghi dove vengono decise anche le dinamiche. Quindi ecco, da cittadina è stato estremamente importante capire questa vicinanza dell'Europa anche alle aree periferiche. Dall'altra parte però ovviamente un punto di vista anche di addetto alla cultura, no? Quindi più tecnico, di storica dell'arte, di dirigente di una piccola fondazione che rappresenta però un'area territoriale che è, diciamo, gran parte della provincia di Prato, quindi
abbastanza vasta. Ecco, il viaggio a Bruxelles e la visita al Parlamento, che poi insomma ha visto la presentazione del libro di Baldo con le deputate Bresso e Covassi, e poi anche il momento di incontro e di dialogo importantissimo con Beatrice Covassi, ha innanzitutto permesso di avvertire quello che dicevo prima, cioè questa vicinanza delle istituzioni europee alla vita dei cittadini e il lavoro continuo di elaborazione speculativa, ma anche di pragmatismo quotidiano svolto dai parlamentari. A me personalmente, era la prima volta che io entravo nel Parlamento di Bruxelles, mi ha sorpreso il senso di grande accoglienza che si respira entrando nel complesso degli edifici, dall'organizzazione degli spazi, le fotografie esposte, le stesse intitolazioni, no, delle sale e delle ale. È come se le radici europee si concretizzassero attraverso le vite esemplari di queste donne, di questi uomini che hanno contribuito alla realizzazione di questo tessuto, no? Di questo tessuto valoriale, di questo sogno di cui improvvisamente ci si sente parte integrante e attiva, no? Quindi un'accoglienza che però un'accoglienza che poi ti stimola una certa anche senso di appartenenza e un sogno che sicuramente è anche riflesso nella collezione d'arte esposta. Ecco, io mi fa piacere anche sottolineare questo aspetto, perché anche attraverso le opere d'arte che abbiamo potuto vedere, che insomma sono esposte, come se si riflettessero i valori fondamentali del Parlamento europeo, come la promozione della cultura, il dialogo interculturale, la diversità culturale. Quindi questa molteplicità di stili, delle epoche, degli artisti rappresentati nella collezione in qualche modo è come se avesse posto risalto la ricchezza e la diversità della, dell'Unione Europea, no? Quindi sia da un punto di vista umano che da un punto di vista artistico, come se anche la collezione rispecchiasse questa unità nella diversità. A me personalmente mi ha colpito molto quell'opera d'arte che si trova, no, nelle scale centrali, l'ho ricercata perché non conoscevo il nome dell'artista, Strebelle, Confluence, dove praticamente questa è la lamina di metallo, no? Se ne tocchi una poi risuona tutta improvvisamente ed è effettivamente a livello comunicativo un messaggio bellissimo, perché entrando dentro quell'edificio ci si sente parte proprio di questo, no? Si torna a casa con l'idea che ognuno di noi poi le azioni che facciamo possono risuonare, no? Nell'Europa e che anche in Europa poi decidono cose e suoni, canti che poi si riflettono anche nelle nostre vite. È una diversità, come appunto quella esposta nelle collezioni, che però, almeno dal mio punto di vista, subito mostra anche una omogeneità, no? di valori fondanti, appunto queste famose radici in cui noi ci rivediamo. Entrare e uscire da quel Parlamento mi ha fatto un po', diciamo, ho provato quelle emozioni, quel sistema complesso di sentimenti che si prova quando si viaggia molto lontano, no? Per esempio nel sud-est asiatico o a volte in certe zone degli Stati Uniti, e si incontrano cittadini europei e negli occhi si riconosce una certa omogeneità, no? una vicinanza, un'unione. Quindi entrare nel Parlamento europeo è come un po' rinnovare le promesse coniugali, no? Ci si ricorda di far parte di una stessa di uno stesso mondo. C'è una parola che va usata con molta attenzione con i guanti bianchi, che è identità, no? Che è un lemma polisemico estremamente pericoloso. Ma in questo caso identità come consapevolezza, ecco, come identità europea io l'ho ritrovata molto. È chiaro che poi tutte queste riflessioni che vengono riattivate, che magari sono quiescenti in noi oppure nascono dalla visita al Parlamento, non solo permettono di arricchirti umanamente, quindi da te anche il ringraziamento personale, ma poi permettono nel nostro piccolo di dare vita ad azioni di impollinazione, no? Di rendiconto culturale alla comunità di riferimento, di quello che si è visto, di quello che si è percepito, anche diciamo proprio di quello che si è ascoltato. Quindi queste visite hanno non solo poi, diciamo, la bellezza dell'arricchimento della persona, ma anche nello stesso tempo hanno una forte valenza sociale, perché soprattutto per gli operatori che devono agire
poi nella comunità di riferimento, poter raccontare questa esperienza fa sì che ci siano appunto queste azioni di disseminazione. Ecco, io vi lascerei con un, diciamo, un desiderio, no? Quando si esprimono desideri, no? Si diventa ingordi dopo una visita al Parlamento europeo. Io mi sono sentita estremamente fortunata. Mi è dispiaciuto mentre ero lì di non essere, che non ci fossero altri miei colleghi addetti alla cultura, magari appunto persone con cui lavoro, oppure altri responsabili delle fondazioni, perché veramente cambia il modo di pensare. E qui sarebbe molto bello che queste visite venissero, magari dico una banalità e succede già e io non ho avuto gli occhi abbastanza spalancati per poterle cogliere, però se si potessero organizzare queste visite anche proprio riferite agli addetti alla cultura, no? Come magari si organizzano visite per i giovani imprenditori oppure per industrie addette, no? A un certo settore, anche per queste fondazioni o queste istituzioni culturali che operano il territorio, per dare la possibilità di capire anche le prospettive di finanziamento, perché spesso le grandi fondazioni magari hanno come riferimento comuni, magari capoluoghi, che al loro interno hanno già degli uffici che si occupano di intercettazione dei fondi europei anche a livello culturale, ma le fondazioni più piccole che hanno un grado di separazione che praticamente non esiste con tutta la cittadinanza, che quindi fanno veramente un'azione capillare di cultura, di cittadinanza attiva, di public history, però hanno dall'altra parte meno possibilità di arrivare a dei finanziamenti europei. Io mi ricordo qualche anno fa avevo partecipato a un bando della linea 4 di cittadinanza attiva sulla memoria del Novecento, mi ricordo, insomma, ci avevamo impiegato anche diversi mesi. Queste fondazioni, e la Regione Toscana ne ha veramente tante, perché spesso magari ci ritroviamo, soprattutto le fondazioni che riguardano la memoria, magari hanno un dipendente, due dipendenti, quindi hanno delle strutture che non si possono permettere di cristallizzare la propria attività magari per mesi per poter accedere a una linea di finanziamento, no? E quindi magari se già queste visite potessero in qualche modo facilitare questa vicinanza anche a questa rete di fondazioni che si occupano di memoria, di storia di Novecento, che la Regione Toscana veramente ne ha tantissime, è una ricchezza incredibile, quindi visite mirate e anche magari possibilità di poter partecipare insieme a queste visite, anche perché poi il valore aggiunto, e noi l'abbiamo sperimentato perfettamente con il gruppo della Fondazione Rosselli, il valore aggiunto di queste visite è anche poi i legami che si creano all'interno del gruppo, no? All'interno delle persone, quindi ci riportiamo a casa non solo l'esperienza, non solo degli occhiali nuovi, non solo il passaporto per diventare ambasciatori, soprattutto in questa fase molto importante, appunto, che aprirà, come raccontava, diceva giustamente Cesare, e la campagna elettorale, ma dà anche la possibilità magari di conoscersi tra di noi e di dare vita anche a nuove progettualità. Grazie Alessia per il tuo intervento appassionato, come sempre. È una bella staffetta veramente, come vedete, che appunto ci permette di passare da tanti ambiti che sono quelli che ha voluto toccare questo convegno. Uno di questi molto importante della cultura, aggiunge un suo tassello, ci ha raggiunto la vicepresidente del coordinamento delle riviste di cultura italiane Maria Panetta, che affianca il presidente Baldo Espini dello stesso coordinamento delle riviste di cultura italiane. E adesso alla mia sinistra invece abbiamo Amarilda Drami, che è una giornalista, studiosa anche di comunicazione politica, è una collaboratrice preziosa, devo dire, della Fondazione Circolo Fratelli Rosselli e faceva parte della comitiva appunto di questa bella iniziativa che ci ha visto visitare Bruxelles e il Parlamento Europeo. Quindi con molto piacere gli do la parola per sapere cosa ne pensa di questa esperienza. Grazie Andrea. E che dire, la visita al Parlamento Europeo a Bruxelles appunto
È stata una visita ricca di contenuti e stimoli nuovi. A partire dalla presentazione del libro sul colle più alto del presidente Spini, l'incontro con l'onorevole Beatrice Covassi e la visita vera e propria al Parlamento. Non vi nego che il primo pensiero è stato proprio quello di poter e voler lavorare lì al Parlamento, e anche un po' per quello che diceva Alessia Cecconi poco fa, perché è un ambiente molto coinvolgente. E mi è apparso come se appunto era un melting pot culturale e a tratti informale, però con informale intendo sottolineare la mancanza del rigore istituzionale che spesso caratterizza altre sedi governative. Mi ha colpito la consapevolezza che il Parlamento europeo è un luogo in cui si possono effettivamente plasmare significative politiche europee, a beneficio non solo dei cittadini europei, ma anche oltre i confini dell'Unione. E quando affermo che queste considerazioni non riguardano solo i cittadini europei, lo faccio pensando anche alla mia storia personale. Sono nata a Tirana, in Albania, e sono arrivata in Italia all'età di 3 anni, fino ai 6, per poi tornare nuovamente, definitivamente, quando avevo 14 anni. Non essendo l'Albania ancora parte dell'Unione Europea, chiaramente questo fatto, soprattutto quando ero adolescente, mi ha creato non pochi problemi. Io vivevo e studiavo in Italia, ma con il permesso di soggiorno, ad esempio, non potevo viaggiare liberamente e ho rischiato di non partecipare al programma Erasmus. Non so se è una prerogativa di noi seconde generazioni, però quello che ho fatto è stato la mattina frequentare le lezioni all'università, il pomeriggio andare a lavorare e con tanta ostinazione sollecitavo il famoso rinnovo di questo permesso di soggiorno per poter partire. E devo dire che sono riuscita nell'intento perché ho passato 6 mesi meravigliosi di formazione in Svezia. Come anticipavo, sono cresciuta in Italia e oggi sono considerata un'italiana di seconda generazione. Il mio background migratorio però mi ha fatto sempre interessare alle politiche migratorie, ma anche ai diritti umani in genere. Ho partecipato di recente alla pubblicazione di un libro dal titolo Donne d'Albania in Italia, riflessioni, testimonianze e emozioni, edito da Com Nuovi Tempi e curato da Rando De Vole e Claudio Paravati. Nel mio scritto mi sono concentrata di rappresentare le speranze e i desideri delle donne che nella migrazione vedevano la possibilità della realizzazione di un'identità umana, più o oltre a un miglioramento delle condizioni materiali. E penso che sia proprio la negazione dell'identità umana, anche nei confronti dei ragazzi delle seconde generazioni, dietro all'ostinata opposizione, tra l'altro, nei fatti bipartisan, allo Ius Soli. Arrivando ai giorni d'oggi, il recente accordo stipulato dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Premier albanese Edi Rama, di cui il Presidente Spini accennava questa mattina, che prevede appunto l'apertura in terra albanese di 2 centri per i migranti soccorsi da navi italiane, non mi lascia di certo indifferente. È un'operazione costosa e che mette a rischio i diritti umani e questa è pura propaganda per le europee del 2024, che come detto da più parti sembra assolutamente realizzabile sul piano legale. Al di là della propaganda elettorale, quello che mi preoccupa è questa sensazione di disumanizzazione del migrante, una sensazione di anaffettività e di diffusa indifferenza. E quello che forse mi spaventa ancora di più non è il fatto che la sorella d'Albania, come l'ha definita il Premier Rama, abbia fatto questa proposta. E sono noti ogni giorno quasi confermati quali siano i suoi trascorsi e la sua storia personale, come i recenti fatti di H. Laurenzia della settimana scorsa. Ma quello che è più allarmante è che questa proposta possa essere fatta, cioè, mi spiego, che ci sia un clima culturale che consenta di dire cose di questo genere, che forse pochi anni fa non erano concepibili. Un vento freddo
gelido come quello che sferrava la Germania del 1938 o lo stesso bel paese. Dietro a eventi disastrosi per la storia dell'umanità non ci sono solo gli esecutori materiali, ma anche la cultura o la non cultura che li ha resi pensabili e quindi possibili. A questo noi tutti, giovani e meno giovani, dobbiamo opporci, magari alla ricerca di ricreare lo spirito di quell'idea di Europa inclusiva e non fortezza da difendere dall'esterno. E per usare le parole di Carlo Rosselli nel suo Europeismo o fascismo del 1935, allora, quindi già allora chiaro e netto, Stati Uniti d'Europa, come ideale alternativo al nazismo e al fascismo che stanno avanzando. Grazie a Marilda. È bello, ecco, che abbia portato la propria esperienza personale, che gli ha fatto sicuramente scalare diverse marce rispetto al sottoscritto, a persone per le quali i diritti sono qualcosa di scontato, invece non lo sono sempre. E quindi, ecco, forse credendo in questa Europa e cercando di migliorarla con un atteggiamento critico, ma critico in senso costruttivo, propositivo, anche attraverso convegni come questo possiamo ascoltare queste testimonianze che sono molto importanti, che ci fanno rendere conto che la battaglia non è finita, ma che è tutti i giorni, che la democrazia è qualcosa di bellissimo, che noi desideriamo, ma che veramente si deve a difendere giorno per giorno, no? A partire dal quotidiano. E quindi grazie per questa bellissima testimonianza. Alla sinistra, alla sua sinistra c'è Martina Meoli, anche tu eri con noi a Bruxelles. Martina è studentessa di scienze politiche e si è preoccupata anche di fare un sondaggio, mi dicevi, no? tra i tuoi coetanei, e quindi intergenerazionale, no? In questo senso, su quanti siano davvero a conoscenza delle istituzioni europee, delle opportunità, di che cosa concretamente rappresentano. Ecco, in questo senso penso che potrai portare un altro tassello a questo dibattito. Grazie. Buonasera a tutti. Oddio, in realtà è molto difficile fare un intervento dopo quello che i miei colleghi hanno detto, ma proverò a portare il mio punto di vista. Innanzitutto ci tengo anch'io a ringraziare per l'opportunità che mi è stata data di partecipare alla visita al Parlamento europeo. E per chi come me ha una forte passione e coltiva un ideale, entrare dentro il Parlamento europeo è stato come un fuoco che ardeva dentro di me. Mi sono sentita piccola, ma mi sono sentita anche grande e forse anche fortunata, perché l'accessibilità a progetti di cittadinanza attiva come quello che appunto ci ha visti coinvolti tutti insieme sono molto rari. Ora non voglio stare a criticare la possibilità o meno di offrire a tutti gli studenti delle scuole italiane la possibilità almeno una volta di visitare una delle sedi delle istituzioni europee. Probabilmente questo, sappiamo, potrebbe essere un progetto utopistico. Ma una volta tornata, ed essendo io così consapevole in realtà del mio status di cittadina europea, ho pensato di domandarmi cosa potessero pensarne i miei coetanei, cosa potesse significare per loro l'Europa, se la sentissero realmente vicina. E parlando con amici o comunque persone che appartengono alla mia generazione, con mio grande dispiacere ho appurato che non è così. E questo è un dato, a mio avviso, anche abbastanza preoccupante in vista delle elezioni del 2024, dove sappiamo quanto importante potrebbe essere invece la presenza di un elettorato attivo giovane, e sottolineo presenza. Mi è venuto quindi spontaneo domandarmi, da ex studentessa, perché io mi sono diplomata nel 2023, quali potessero essere alcune possibili alternative per riportare l'Europa a misura di giovane cittadino. Mi è venuto subito da pensare ad un'introduzione che è stata fatta da poco nell'ordinamento scolastico italiano, che è l'ora di educazione civica. Non so se qualcuno di voi sa che cosa significhi, ma ve lo racconto io. L'ora di educazione civica non esiste nelle scuole italiane.
non è un'ora di educazione civica, perché non sfruttare spazi che abbiamo voluto dedicare, proprio come quelle ore che fanno parte del curriculum dello studente, hanno addirittura una valutazione a fine anno e sono inserite nelle pagelle, per promuovere delle iniziative di conoscenza e avvicinamento degli studenti già dall'età più giovani, più piccole, a quello che è l'Europa. Sentiamo intorno a noi ultimamente molti pensieri, molte idee di messa in discussione del valore e dell'importanza delle istituzioni europee. I nazionalismi stanno crescendo in tutti i paesi membri, e forse anche un po' nel nostro compreso. I giovani devono giocare la loro parte, ma devono anche sapersi sentire vicini, sapersi sentire ascoltati. Dobbiamo riportare l'Europa anche a misura della giovane generazione. E questo secondo me è un punto fermo e cardine, spero, mi auguro vivamente, auspico sia uno degli obiettivi della nuova legislazione, quella di prestare attenzione ai giovani, di lasciare spazio, creare spazio alle nuove generazioni e anche informarle, istruirle, educarle ai valori dell'europeismo, a tutti i valori di cui l'Europa si fa promotrice come istituzione e alla sua importanza che oggi più che mai vale. Grazie. Grazie Martina, ci ha parlato di educazione civica. Io, prendendo spunto da quello che hai detto, ho pensato anche all'educazione politica e più che politica, della cultura politica, che naturalmente non significa rinunciare ad affrontare, come avviene oggi per esempio in questa sala, in maniera del tutto laica ed inclusiva, dei temi che però hanno una rilevanza politica nel senso più alto del significato del termine politico, perché oggi forse il termine politico è stato degradato semplicemente a qualcosa che ha a che fare con la competizione politica, che poi molto spesso è una competizione che ha molto scontro ma ha poco contenuto, no? E quindi ecco il fatto di mettere al centro di una ipotetica agenda dei giovani, in ottica di avvicinamento continuo alle istituzioni europee, nella consapevolezza di quanto sono importanti le istituzioni europee, perché non ne possiamo fare a meno, abbiamo sentito negli ambiti istituzionali, economico, giuridico, sociale, degli interventi di stamattina che nessuno, praticamente dalle anche disparate prospettive che sono state portate in questo dibattito, nega più la necessità assoluta di proseguire in avanti e non di tornare indietro sull'Europa. Ecco, quindi questo è un contributo senz'altro importante che permetterà di sviluppare delle altre riflessioni, come di sviscerare dei nuovi temi. Sicuramente ne avrà molti Simone Zetti, che è un fiume in piena, nel senso naturalmente positivo, perché quando io ci ho parlato, lui è segretario, lo conoscevo già, dei Giovani Democratici, ma insomma mi ha riferito di un attivismo veramente veramente impressionante, e quindi chi meglio di te può cominciare a raccontarcelo. Grazie mille. Sì, diciamo, ecco, la testimonianza che vi porto io è sicuramente si inserisce in un filone che è diverso e parallelo rispetto a quello di cui abbiamo già parlato, anche delle possibilità che la stessa Unione Europea dà di visitare proprie strutture e istituzioni, perché è l'esperienza di quello che è il mondo dell'internazionalismo socialista che esiste ancora oggi nell'ambito dei partiti e della democrazia europea. E, iniziando diciamo con questo, porto uno spunto un po' quasi provocatore, no? Abbiamo parlato di tante cose positive che l'Unione Europea significa, abbiamo fatto con testimonianze molto molto diverse e interessanti, e visto che io faccio parte di, tra le varie cose, ho avuto varie esperienze con la giovanile del Partito Socialista Europeo e anche qualcosa con un'altra associazione che si chiama Europe Talks e si occupa sempre di connettere giovani appartenenti alle realtà socialiste e socialdemocratiche europee. Ecco, con questa associazione una volta ho fatto un viaggio al Parlamento Europeo a Strasburgo e dicevo, per raccontarvi qualcosa di un po' diverso, di una linea un po' diversa, siamo entrati, eravamo ospiti di un eurodeputato, siamo andati in una sala in cui c'era la riproduzione di questo bellissimo video molto molto ben fatto che raccontava l'Unione Europea, no? Raccontava tutti i successi dell'Unione Europea, tutte le conquiste, con
che è stato, insomma, il Parlamento Europeo lo sa, c'è sempre un'impostazione grafica molto bella, tutto ben costruito. E usciamo da questa sala e sento chiacchierare i ragazzi spagnoli, portoghesi soprattutto, e non è casuale dire ah, accidenti, così bella l'Unione Europea, ma insomma io la sapevo un po' differente la storia, no? Questo perché a volte ci dimentichiamo che le nostre esperienze spesso con l'Unione Europea, soprattutto quando ne vediamo i lati buoni, io parlo per me stesso in primis, sono spesso esperienze che comunque hanno a che fare anche con il privilegio, che può essere il privilegio di poter fare determinati viaggi, di potersi connettere in un determinato modo, no? Si parla, tutto un gran parlare di generazioni Erasmus, che è una grandissima cosa, però dobbiamo ricordarci che sono ragazzi che spesso non hanno nemmeno l'opportunità di studiare, quindi quella immensa possibilità di integrazione europea spesso lascia esclusi qualcuno, che questa Unione Europea su di sé non la sente. E questo credo sia un primo punto molto interessante da approfondire, perché la mia generazione è una generazione di transizione, io la inquadro molto così, e una generazione che sta prendendo tutte le ricadute negative della globalizzazione, che si trova in un mondo in cui mancano riferimenti valoriali, ma non nel senso tradizionalista del termine, manca proprio un orizzonte a cui attingere, no? Perché le realtà come i partiti, ma spesso anche le realtà, i corpi civici e civili hanno rinunciato a proporre delle visioni organiche e alternative, no? E quindi si vive di aggiustamenti, spesso, e questa è una cosa che mi dispiace da notare in molti miei coetanei, anche quando si riesce a praticare politica, si riesce difficilmente a concepire un qualcosa che sia più di un tappabuchi in qualche modo, no? Di un migliorare alcuni aspetti, cercare di rendere le cose un po' meno peggio. E qui si inserisce un po' questa, quella che è la mia esperienza, un'esperienza che per inciso mi piacerebbe portare anche nella mia realtà giovanile, sono i giovani democratici. Purtroppo, come dicevo prima, spesso e volentieri avere questo tipo di esperienze è quasi un privilegio e un costo molto grande, quindi è molto difficile farlo, però continueremo a lottare in tal senso per provare a estendere questa partecipazione. Ma dicevo, è qui che si inserisce, perché quando tu hai ragazzi di tanti paesi che spesso vivono magari anche indirettamente le conseguenze di quello che è stata sono state politiche di austerità, di quella che è stata la Troica, di quello che è stata un'Unione Europea che spesso ha deciso di fondarsi molto più su quella che era una delle parti della sua concezione originaria, che era la circolazione dei capitali, e molto meno su quelle che poi in realtà invece erano le prospettive per le persone. E qui però allo stesso tempo l'Unione Europea in sé ha delle possibilità enormi, e queste esperienze nell'internazionalismo socialista giovanile mi hanno fatto rendere conto di questa cosa. Cioè ci sono tante ragazze e ragazzi, e per inciso, se vogliamo vedere questa cosa in modo ancora più plastico, basta guardare oltreoceano in America, tante ragazze e ragazzi rinunciano agli schemi che vedono intorno a sé come modelli mainstream per cercare ancora nella parola socialismo, nelle parole internazionalismo, degli orizzonti. E sembra un qualcosa di strano, no? Perché se noi guardiamo, insomma, l'orizzonte politico anche italiano, sembra una parola che non dice quasi più niente per quello che è il dibattito che vediamo tutti i giorni sui media, nei giornali. Eppure, ancora, per tante persone significa un qualcosa. Tante persone che riescono a organizzarsi. E potrei raccontare tante cose, perché fare viaggi conoscendo le organizzazioni giovanili socialiste è un'esperienza incredibile, si vedono dei mondi completamente diversi. Io, i giovani democratici sono una delle realtà più grandi d'Europa, e con tutta una serie anche di problemi che in Italia non mancano nel fare politica, hanno un certo tipo di attivismo, ce ne sono di molto diversi. Ad esempio, penso, sono stato a dicembre a un congresso dei giovani del Partito Socialista Portoghese, e lì ci sono gli stessi problemi spesso e volentieri, però comunque il vedere una struttura importante permette a questi ragazzi, quando poi riescono a risolvere le loro contraddizioni interne, i loro nodi, di effettivamente avere gli strumenti per partecipare attivamente. Oppure pensa ai giovani socialisti spagnoli, che ovviamente sono estremamente fanno estremamente squadra col loro partito di governo, e come dargli anche torto, direi, dire, insomma. Oppure ancora quelli che il modello che mi ha divertito in assoluto di più esplorare, quello dello Jusos, i giovani socialisti tedeschi, che con il loro partito hanno spesso e volentieri un rapporto quantomeno conflittuale, oserei dire, nel senso vere e proprie guerre delle volte, e basta pensare un attimino a quello che in questo momento è il governo tedesco per l'Europa, no? Cioè noi vediamo molto bene questa contrapposizione tra quello che i partiti fanno e quello che i giovani organizzati riescono a fare e mettere in piedi. Perché la percezione che ho, almeno io, non so se è una cosa condivisa, in questo momento penso al governo tedesco,
si vede una fortissima impronta dei liberali, no, nelle politiche tedesche, che frena ogni tentativo di poter a volte riuscire a fare dei progetti veramente di lungo respiro. E si vedono poi invece questi ragazzi che vanno contro tutte e tutti e riescono a imporre un'altra visione. Quindi ognuno ha il suo modello, ci sono tante diversità, ma la sensazione provata nel ritrovarsi insieme nel congresso dei giovani socialisti europei, che è stato a Barcellona settembre scorso, la sensazione di trovarsi, di cantare quelle canzoni che poi con lingue totalmente diverse, ma ognuno comunque conosce per se stesso, e di mettere a sistema quelle idee che in fondo un po' tutti noi abbiamo, perché l'Europa ci permette anche di averle, no? Come dicevo prima, è un qualcosa che necessita di profondi cambiamenti, ma in sé anche il seme di questa consapevolezza condivisa, è stata un'emozione impagabile. E quindi da questo nascono delle riflessioni. Ad esempio, noi come Giovani Democratici portiamo e porteremo avanti una proposta che abbiamo già presentato, che è una proposta sul trasporto pubblico europeo. Questa proposta, giusto per raccontarvi un po' una cosa può essere, anche questo sentimento come può concretizzarsi, è una proposta che ha due step. Il primo è quello realistico, quello che si potrebbe fare a breve. Timmermans stesso, quando era vicepresidente della Commissione, aveva proposto questa cosa, ma purtroppo poi varie vicende, la sua candidatura nei Paesi Bassi non l'hanno permesso, che era la proposta di uniformare, cioè di creare un unico servizio per l'acquisto di tutti i titoli di viaggio dell'Unione Europea, che era una proposta molto coraggiosa, perché comunque è vero che si tratta di mantenere comunque dei prezzi, dei meccanismi che già ci sono, ma intanto di mostrare come concretamente le distanze, almeno quelle mentali, si accorciano in qualche modo. La consapevolezza di poter andare ovunque, che nessun posto è lontano come era prima. E questo è il primo step che abbiamo ripreso nella nostra proposta. Il secondo poi è di lungo respiro, di lunghissimo. Infatti non abbiamo voluto approfondire più di tanto, perché è un qualcosa che dovrà declinarsi con i cambiamenti, le traiettorie del mondo e dell'Unione Europea stessa, che è l'arrivare veramente a un trasporto pubblico europeo in cui uno stesso abbonamento, uno stesso biglietto possa valere ovunque, nei trasporti di lunga percorrenza e nei trasporti locali. E questa idea nasce da una consapevolezza, cioè che se non si punta in alto in Europa non si può puntare in alto da nessuna parte. E spesso anche avere ideali grandi, lontani, no? quasi utopie. C'è una frase che io ho sempre fatto estremamente mia, una frase di Edoardo Galeano, che dice l'utopia è come l'orizzonte, no? Fai un passo, si allontana di un altro passo, fai un passo, continua ad allontanarsi, fai un passo, si allontana sempre di più. E allora cosa serve l'utopia? Serve imparare a camminare. Questa è quello che serve, pensare così in grande, pensare così lontano, a camminare. Poi magari è una cosa a cui si arriverebbe naturalmente tra 80 anni, ci si arriverà magari tra 40, perché intanto le persone, i giovani inizieranno a parlarne, diventerà un patrimonio condiviso, diventerà un qualcosa che si chiede a chi la politica la fa di mestiere. E quindi per chiudere un po', no, e cercare di dare un compimento e un senso di completezza a tante osservazioni sparse, l'internazionalismo è un sentimento che forse la mia generazione sta sperimentando in una maniera più forte che mai, per quello almeno che io posso vedere. È quella consapevolezza che alla fine, sebbene ci si possa sentire orgogliosi comunque delle proprie tradizioni, della storia del proprio paese e tutto, non si può rinunciare ad avvertire sulla propria pelle quello che accade anche dall'altra parte del mondo, come se accadesse ad un tuo amico. E nei drammi, grandi drammi che stiamo vedendo, è una cosa che sperimentiamo. Questo tipo di sentimento ci allena all'empatia. E il motore emotivo è il primo motore poi che può portare a sviluppare politiche. Perché altrimenti si resta avviluppati attorno a questa logica, no? dell'aggiustare i piccoli problemi, del rinunciare ad avere una grande visione delle cose. E chiudo veramente stavolta dicendo una cosa bella, cioè tra le realtà che erano coinvolte dalla giovanile del Partito Socialista Europeo al loro congresso c'erano anche dei ragazzi ucraini e palestinesi, ragazzi che poi abbiamo coinvolto come Giovani Democratici in un'iniziativa che abbiamo fatto. E questo è proprio per darvi un senso tangibile di quello che dicevo, no? La possibilità per dei ragazzi che davanti a sé, diciamo, non vedono un futuro proprio così tanto definito, ecco, perché siamo immersi in un precariato che è quasi una condizione esistenziale a causa di tante politiche di cui l'Unione Europea dovrebbe sapersi fare invece portatrice del cambiamento, no? dell'opposto. Di fronte a questo, la prospettiva di vedere dei ragazzi che vivono contesti infinitamente peggiori e portano avanti quelle stesse idee con altrettanta difficoltà è un grande sollievo, una maniera per dire: nonostante tutto, vale la pena lottare.
A me pare, insomma, personalmente, che di cose belle ne hai dette molte, per cui non solo l'ultima. E quindi, ecco, io darei la parola al presidente Spini, che vuole fare una domanda. Sì, certo. Chiedo scusa, per fare sentire il volume magari. Come è noto, nel 2011 a Breivik in Norvegia furono uccisi 69 giovani laburisti che facevano lì un campeggio. È sorto anche un bel libro in Italia che raccomanderei, l'Internazionale Nera, che racconta di queste cose. E qual è il morale dei giovani norvegesi dopo una vicenda di quel genere? Ah, grazie, perché è una bella domanda, perché una piccolissima introduzione su questo, il tema della tragedia di Utøya è un qualcosa che ho sempre sentito personalmente estremamente vicino, cioè ogni anno il 22 luglio, chi mi sta molto vicino lo sa, è un qualcosa che sento, perché penso ogni volta che potevano essere ragazzi veramente come noi a fare un campetto politico e trovarsi per chi non lo sapesse, dico magari un estremista di estrema destra che arriva nell'isola di questo campetto e inizia a sparare uccidendo decine e decine di tra ragazzi e membri del partito. Ecco, allora, non ho avuto modo di confrontarmi direttamente sul tema con i ragazzi norvegesi, purtroppo, però so, e mi farebbe piacere anche in futuro farne parte, che si provano sempre a mandare delle delegazioni della Gioventù Socialista Europea per partecipare alle commemorazioni di Utøya e portare un saluto. E effettivamente uno dei miei, di quello che vorrei fosse i miei impegni, non, sarebbe magari un giorno, una volta anche andare lì un anno, proprio per toccare con mano questa cosa e anche poter effettivamente parlare con i ragazzi norvegesi, come ho detto purtroppo ho avuto poco la possibilità, e soprattutto mi piacerebbe portarci tanti altri ragazzi che magari di questa cosa non sanno, mi piacerebbe poter avere la possibilità di connettere emotivamente a quel dolore, a quella consapevolezza che poteva essere veramente chiunque di noi, però sì, spero di avere la possibilità di approfondire. Bene, non vedo l'orario, ecco, ma siamo anche un po' in anticipo rispetto alla fine del panel, quindi è stato chiesto la possibilità, e lo facciamo come sempre un grande piacere, di alcuni interventi dal pubblico. Vedo Maria Panetta, appunto, che ci ha raggiunto, chiedo se vuole fare un intervento, un saluto, visto che era a Bruxelles, ci puoi anche raggiungere. Poi abbiamo Roberto Boschi, sicuramente, che si era prenotato, socio, subito dopo, come preferisci, grazie. Grazie mille Simone, è un grande intervento come sempre, prego Maria. Grazie. Buonasera, io mi scuso perché sono arrivata, non ho sentito i primi interventi, ma alle 11 avevo un appuntamento di lavoro a Roma, quindi ho potuto prendere il treno solo dopo mezzogiorno. Allora, anch'io ho avuto la fortuna di partecipare a questo gruppo bello, caloroso, festoso, pieno di aspettative e di speranze di giovani che è andato in visita al Parlamento Europeo. È stata un'esperienza bellissima sia per i giovani, perché l'abbiamo visto, i loro occhi veramente erano luccicanti e aperti su questa nuova realtà che, insomma, che si apriva davanti a loro, ma sia anche per noi. E devo dire che ho pensato, la prima cosa che ho pensato è stata: chissà, magari una cosa del genere, no, se avessi avuto questa opportunità quando ero ragazza, probabilmente forse mi avrebbe influenzato e avrebbe modificato e cambiato forse anche il resto della... Sì, perché effettivamente anch'io ho avuto... Prima sentivo Marilda, no, diceva mi piacerebbe lavorare in questo posto, ma sì, forse probabilmente un giovane capisco che possa piacere, no, l'idea di lavorare in un posto come quello, appunto pieno di persone che parlano con accenti diversi, lingue diverse, esperienze diverse che si intrecciano, effettivamente una bellissima esperienza. E peraltro ho pensato anche, numero due, che noi abbiamo il problema, ma non solo in Italia penso, che effettivamente non ci rendiamo conto effettivamente di quello che viene trattato e no, degli argomenti che vengono trattati poi al Parlamento Europeo, quindi ci vorrebbe forse proprio un collegamento maggiore tra le nostre istituzioni e il Parlamento Europeo, nazionali, no, il Parlamento Europeo, ma anche la stampa ha una grossa responsabilità, perché se avesse più spazio, no, oltre alla politica italiana, sistematicamente ci fossero degli spazi dedicati alla politica europea, anche nei telegiornali, eccetera, probabilmente anche il grado di consapevolezza, no, della popolazione su quello che viene trattato al Parlamento sarebbe diversa. Un'altra cosa che mi ha colpito moltissimo
è che noi abbiamo sempre la percezione in Italia, no, della comunità europea, no, della comunità, insomma, del Parlamento europeo e della Unione europea come se fosse qualcosa di astratto che decide indipendentemente poi, no, da quello che ogni singola nazione propone, eccetera. Quello che non ricordavo, perché ecco, a differenza di Meoli, che ha fatto un bellissimo intervento, io ho insegnato 10 anni fa, ero anche di ruolo a scuola, insegnavo italiano, storia e facevo anche educazione civica, e effettivamente facevo anche, leggevo Costituzione, no? Leggevo la Costituzione, leggevo anche quelle carte, no? I diritti dell'uomo, eccetera, eccetera, e adesso, cosa che magari si fa meno, no? Però diciamo, quello che dicevamo è che effettivamente non c'è consapevolezza, no? Riguardo al fatto che i nostri parlamentari italiani sono per numero, rappresentano il terzo gruppo, cioè noi siamo fortemente rappresentati come italiani in Europa, e secondo me non c'è affatto questa percezione, no? In Italia sembra quasi che l'Unione Europea e il Parlamento Europeo sia un qualcosa di molto distaccato che prende delle decisioni, no? Così indipendentemente da quello che poi viene valutato e viene discusso invece in Italia stessa. Quindi mi sembrava molto interessante il discorso che ha fatto prima Simone, perché ha tracciato un duplice obiettivo, sia verso l'astrazione, quindi di nuovo il puntare sui valori comuni, i valori che effettivamente tengono insieme questa Unione Europea, sia invece verso la concretezza, perché sono queste le cose su cui dobbiamo puntare, secondo me, cioè dei progetti comuni che effettivamente, ecco, lui parlava del trasporto, qualcosa che effettivamente possa interessare i cittadini europei, perché influisce sulle vite di tutti i giorni, no? Sulla loro vita concretamente, e quindi possa essere un fattore di attenzione e di interesse. E se, appunto, per evitare lo scollamento tra la realtà nazionale e quella invece europea, però secondo me ci dovrebbe essere un reciproco scambio nostro, cioè di cittadini italiani che ci interessiamo maggiormente a ciò che viene trattato in Europa, ma anche dell'Europa, che forse, no, ci potrebbe un pochino più coinvolgere e agganciare, no, anche tramite i canali istituzionali della stampa per informarci. Grazie. Bene, grazie per questo intervento, Maria. Ci ha raggiunto, e si è prenotato per una domanda, Marco Buti, economista, già direttore generale per gli affari economici e finanziari dell'Unione Europea, che vorrebbe porre, diciamo, una domanda, un intervento, una riflessione ai ragazzi. Ora passa il microfono. No, grazie, non è né una domanda né una riflessione, ma è una proposta specifica. Io ho ascoltato con grandissimo interesse gli interventi dei giovani qui, e devo dire che congratulo la Fondazione Valdo per aver inserito questo elemento qua nel programma di questa giornata. Allora, proposta specifica è questa, quindi prendete nota. Il 5 ottobre scorso noi abbiamo pubblicato un manifesto per l'Europa, che è uscito in inglese e poi è stato pubblicato e disponibile sul Sole 24 Ore, quindi si fa un Google Sole 24 Ore, il manifesto per l'Europa, si trova il manifesto stesso. È stato firmato da, sostanzialmente ispirato da Paolo Gentiloni. Io ho redatto gran parte del testo insieme a Marcello Messori, è firmato da personalità come Prodi, come Amato, italiane, notevoli economisti, Jean-Claude Juncker, Herman Van Rompuy, per le personalità europee. Avendolo scritto come economista e come, insomma, ex funzionario europeo, è un documento che secondo me ha grande sostanza, ma ha anche
una percezione abbastanza tecnocratica, quindi questo è il diciamo la natura di questo documento. Io la mia proposta sarebbe la seguente: suggerirei a voi giovani di prendere questo documento qui e tradurlo, aggiungendo o sottraendo quello che ovviamente voi pensate, ma tradurlo per voi, quindi per comunicare una proposta di quel tipo lì, se siete d'accordo ovviamente. Poi uno può organizzare un dibattito per vedere se ci sono da aggiungere alcuni elementi che mancano o altre cose che ma la sostanza è una sostanza anche molto progressista in quel documento lì, che cerca di combinare, diciamo, efficienza, equità, partecipazione e dare una prospettiva di lungo termine. Quindi questa è la mia proposta, e magari qualcuno poi si può, se la Fondazione Rosselli stessa potrebbe essere interessata a organizzare un altro evento di questo tipo, in cui si discute la vostra traduzione di questa proposta. Quindi inizio di ottobre, Sole 24 Ore, trovate il Manifesto per l'Europa. Grazie. Ma potrebbe essere gli stessi ragazzi e ragazzi di oggi che coordinano questa, la proposta di tradurre in linguaggio giovanile, o comunque anche integrandolo ovviamente, questo manifesto. Quindi voi stessi che siete stati oggi i protagonisti della tavola rotonda potete essere i coordinatori, è una cosa che dovete aggiustirvi. Io metto a disposizione la Fondazione naturalmente per tutti quegli incontri che possano essere utili in quella direzione. Mi è sembrato anche, diciamo, questo è un elemento di originalità, no? Avere introdotto dentro questo convegno questo box, questa scatola, proprio perché questa visita, che è stata resa possibile grazie all'onorevole Beatrice Covassi, questa visita ha entusiasmato tutti, quelli che hanno partecipato ovviamente, quelli che non c'erano non potevano entusiasmarsi. Questa visita, in qualche modo questo entusiasmo deve durare, deve essere trasmesso. Questa idea di Marco Buti mi sembra ottima, quindi se voi la volete mettiamo a disposizione i nostri potenti mezzi, le nostre strutture per poterla realizzare. Bene, allora intanto annuncio anche che è arrivata l'eurodeputata Beatrice Covassi, che appunto, come ha ricordato il presidente Spini, ha fatto tanto per insomma, ospitarci a Bruxelles, e quindi è giusto ringraziarla unitamente a questa bella iniziativa della Fondazione. Abbiamo ancora qualche minuto, ma chiedo, ecco, un consiglio al presidente di come procedere. Intanto avremmo un incontro, Roberto Boschi fa un incontro più bello alla fine. E quindi, ecco, potremmo cedere il tavolo degli oratori. Eccoci, cacciate, prendete il potere, giustamente. Sì, sì, però ecco, ecco, un commento al volo, Beatrice, ti faccio avere subito il microfono. Ciao Beatrice. Proprio al volo a tutti, perché mi ha colpito quello che dicevi quando sono arrivata purtroppo un po' tardi da Roma. Mi colpisce sempre con queste visite, anche quelle dei giovani, l'impatto che ha per loro solo il fatto di trovarsi lì, perché è una cosa che io, ma anche Marco, insomma chiunque è abituato alle istituzioni da tanto tempo, dà per scontato. E a me ha colpito proprio questo fatto di vedere l'entusiasmo legato solo al fatto di dire: ma è bellissimo essere qui al Parlamento Europeo, è bellissimo avere questa possibilità di proprio esserci fisicamente. E allora mi sono domandata, anche questa è una cosa che lascio per la prossima legislatura o per altri, insomma, spunti da portare avanti, se non si trovi il modo in qualche modo di, in qualche maniera, di finanziare anche un programma di shadowing. A me era venuto in mente, no? Proprio seguimi nel mio lavoro di europarlamentare dal lunedì al giovedì, vieni e fai una settimana con me, così non è impegnativo come uno stage, chiaramente i posti per le visite sono limitati e quindi non si può ospitare tutti con le visite, ma riuscire a sovvenzionare una serie di insomma, brevi periodi per cui ragazzi che magari non hanno nessuna possibilità di incontrare le istituzioni, ragazzi degli istituti tecnici anche, insomma di quelli che sono un po' più lontani dal circuito solito Erasmus, stage eccetera,
vengono e semplicemente affiancano un euro parlamentare per la settimana lavorativa. Io penso già questo forse potrebbe aiutare a avvicinare molto le istituzioni. Grazie. Perfetto, grazie a te. E lasciamo il tavolo. Sì. Invitiamo gli oratori a prendere posto a questo punto, quelli che sono previsti nel panel. Grazie a voi. Prova. Grazie. Chi è che sa muovere questa? Ah, forse così. Allora, ammazzando qualche minuto, aspettando gli altri oratori, Marco Butti c'è, ovviamente abbiamo Fabrini e... Sì. Ci sediamo accanto a te. Dunque, abbiamo sostanzialmente un paio d'ore. Qualcosa di più per 3, 4, 5 più uno intervento e quindi dobbiamo tenerci all'incirca diciamo sui 20 minuti aspettando che tornino gli altri per chi posso ripetere per chi già non naturalmente molti l'avete già sentito varie volte. Qual è un po' la nostra storia? Il circolo di cultura animato dai fratelli Rosselli si è mosso a Firenze dal 20 al 24. Nella notte dell'ultimo dell'anno del 24 fu assalito dai fascisti, per fortuna era vuoto, ma la mobilia e le suppellette divennero bruciate in piazza Santissima Trinità e pochi giorni dopo il prefetto le chiuse. Ho pronunciato la parola prefetto che stamattina non avevo pronunciato perché c'era il prefetto, la signora prefetto. Venne chiuso di autorità e a liberazione di Firenze appena avvenuta Calamandrei e gli altri soci del Partito d'Azione, gli soci superstiti, lo ricostituirono, lo intitolarono ai fratelli Rosselli e da allora è attivo ininterrottamente nella nostra città. Nel 90 abbiamo costituito la fondazione, l'abbiamo eretto in fondazione, personalmente io ho cominciato a lavorarci, diciamo così, a dare la mano nel 68 e posso dire di aver investito bene il mio tempo perché anche quando ero ministro io non cessavo mai di dare il lunedì di occuparmi del circolo che oggi è diventato fondazione e abbiamo visto che nel tempo questo filone ideale dei Rosselli del socialismo liberale è un filone ideale che regge tanti filoni ideali oggi sono in parte discussi eccetera e così via quando dici Rosselli, giustizia e libertà è difficile avere un dissenso, è difficile avere una ripulsa, è comunque sempre qualche cosa che interessa e che attira. L'ordine degli interventi di oggi è stato in parte dovuto alla disponibilità, quindi qualche volta abbiamo saltato da istituzioni, economia e quant'altro. E oggi appunto stasera, però allora riepilogo, diciamo i quattro filoni fondamentali su cui chiamiamo i nostri ospiti a confrontarci. Primo punto è senza dubbio quello politico-istituzionale. Che cosa vuol dire eleggere il Parlamento europeo? Che cosa vuol dire la proposta di nuova convenzione europea per superare i trattati che lo stesso Parlamento europeo ha deliberato?
qual è il background anche politico della situazione, che viene spiegato abbastanza poco in Italia, ahimè. Per esempio, lo dicevo scherzando, quanti italiani sanno che per esempio un partito consistente come i 5 Stelle ancora non hanno deciso dove andare a piazzarsi al Parlamento europeo? Il che significa che il cittadino, la cittadina che li vota, non sa poi dove va a finire il suo voto. Ma ora non, naturalmente non voglio fare un esempio dopo l'altro. Perché qualche cosa non è stato dimenticato di quando erano con l'estrema destra. Ma per esempio io fossi un dirigente del Partito Democratico valorizzerei questa cosa. Guardate che i voti che date a noi, bene, male, vanno da quella parte. Per gli altri non si sa. Ma evidentemente questo è un argomento che non appassiona, non viene assolutamente detto. Quindi il quadro istituzionale e il quadro politico. Lo farà molto meglio di me Claudio Tito, che si collega alle 5 precise, ma non è affatto vero il discorso che circola in Italia che la destra sta per prendere in mano le istituzioni europee. Non è affatto così, il cifre alla mano non è in questa direzione, anzi al contrario è molto probabile che ci sia un problema italiano di non star fuori dalla futura maggioranza del Parlamento europeo. Abbiamo anche chiesto chi fosse questo lussemburghese, questo commissario lussemburghese, che forse è lo Spitzenkandidaten del Partito Democratico, del Partito Socialista a livello europeo. Abbiamo appreso che è un personaggio di valore, di indiscusso valore. Beh, è importante che se è lui che venga conosciuto, che venga. Sappiamo qual è il fatto limitato dello Spitzenkandidaten, però sarebbe bene importante. Quindi il primo filone è politico, il secondo filone è economico, cosa succede dopo la riforma del patto di stabilità, la mancata adesione, quindi mancata definizione da parte italiana del MES, e qui è stato particolarmente importante il confronto fra Gozzi e Colla, quale può essere la competitività dell'industria europea e all'interno della competitività dell'industria europea la competitività dell'industria italiana. In una situazione in cui per 14 anni il tasso di crescita europeo è stato fortemente inferiore sia a quello americano che a quello cinese, questo tema mi sembra cruciale. Non si può lasciare le cose andare evidentemente in questa direzione. Il terzo filone che abbiamo affrontato oggi, in particolare è stata naturalmente Elena Granaglia, ma non solo lei, è il filone dell'Europa sociale. Qual è l'evoluzione in materia? E io ci ho aggiunto quali possono essere gli sviluppi, se correttamente interpretati, del nuovo patto per le migrazioni e l'accoglienza stipulato nel Consiglio europeo del 20 dicembre. Che è una prima breccia, perlomeno breccia concettuale, nell'accordo di Dublino, quello che è forse l'elemento che rende gli italiani più ostili, ma ci date addosso a noi tutto il tema dell'immigrazione. Come è noto Dublino, facevo per intrattenere intanto, prego, Nelli Ferosci lo mettiamo qui mi sembra, e Fabbrini dove sono stati? Ecco, e c'è un'altra seggiola per Fabbrini? Sì. E quindi salutiamo i nostri oratori, adesso prima di cominciare sistemiamo, manca una seggiola? No, forse Boschi che si è preso una Allora, siamo in piena formazione. Allora, io introdurrei Fabbrini e poi successivamente Nelli Ferosci, mezz'ora, 20 minuti a testa, diciamo così, e poi ci colleghiamo con Tito e poi facciamo la sessione più economica. Quindi le istituzioni, la politica e poi l'economia con Buti e con Boschi che farà anche il suo intervento. Allora darei la parola al professor Sergio Fabbrini, è inutile dire che lo ringraziamo molto di essere fra noi, siamo in diretta Facebook e poi faremo a brevissimo termine anche gli atti di questo convegno. Grazie. Passo il mio microfono. Quanto devo parlare? 20 minuti. 20 minuti.
Buongiorno a tutti, grazie, grazie Presidente per l'invito. Mi fa piacere essere qui. Cercherò di farvi una piccola introduzione critica sulle istituzioni europee. Mi hanno detto di parlare sulle istituzioni, quindi ho scelto io liberamente che approccio utilizzare per parlare delle istituzioni. Cominciando da questo piccolo fatto che non è di cronaca solamente, ma coinvolge la struttura delle istituzioni. Il Presidente del Consiglio europeo ha dichiarato che intende presentarsi, Charles Michel, che intende presentarsi alle elezioni del giugno 2024, e quindi non si sa esattamente cosa succederà al Consiglio europeo. Non c'è nessun regolamento scritto che impedisce al Presidente del Consiglio europeo di partecipare alle elezioni per il Parlamento e contemporaneamente di presiedere il Consiglio europeo, ma soprattutto Charles Michel avrebbe dovuto rimanere in carica fino a novembre del 2024, e voi sapete che nel primo semestre, gennaio-giugno, della presidenza di turno dell'Unione Europea è in carica il presidente del Consiglio belga De Croo, però dal 1 luglio fino alla fine di dicembre sarà in carica Viktor Orbán. Ora, senza il presidente del Consiglio europeo, senza il presidente del Consiglio europeo, la presidenza non solo di turno, ma dello stesso Consiglio europeo, potrebbe andare nelle mani del più acerrimo nemico dell'Unione europea, che è Viktor Orbán. Perché questo? In che modo? Perché succedono queste cose? Allora, questa, diciamo, fatto, chiamiamolo così, di cronaca, mi consente di dargli, non so, come un pittore che fa delle pennellate, alcuni elementi per capire il quadro istituzionale dell'Unione Europea. Innanzitutto, le istituzioni dell'Unione Europea non sono mai state pienamente codificate. La ricerca che ho fatto per i miei libri, non emerge mai un chiaro disegno. Come cercherò di dire, questo disegno c'è stato solamente per una fase molto ristretta. Però sia i politici che gli studiosi hanno sempre avuto una visione processuale dell'Unione Europea. L'Unione Europea è un processo, non un sistema politico, e si arriva all'idea, alla cultura dell'Unione Europea come sistema politico molto tardi, nella seconda metà degli anni 90 dal punto di vista degli studi. Ma la sensazione diffusa, la cultura, diciamo così, istintiva, la percezione, sia Berlaymont, dove Marco ha lavorato alla Commissione europea, che tra i governi, che l'Unione europea è un processo in evoluzione. Quindi in questo processo, in quest'idea di processo in evoluzione, non si è mai pensato a come definire esattamente il loro ruolo, gli equilibri, i controlli, i bilanciamenti. E spesse volte le istituzioni sono state introdotte sulla base di eventi, sulla base di necessità, per rispondere a dei problemi, mai sulla base di un disegno. L'unico momento in cui c'è stato questo disegno è stato negli anni nel 54, quando, grazie a Spinelli, l'Italia, De Gasperi, ha esercitato un ruolo importantissimo, e porta a compimento, tra la prima metà degli anni 50, con il Trattato sulla Comunità Europea della Difesa, 52, che poi viene non bocciato, ma la sua
votazione venne posticipata nell'Assemblea Nazionale Francese, Spinelli invece parte da un approccio radicalmente diverso. Per Spinelli bisognava partire dalle istituzioni, e nel Comitato Europeo, nella Comunità Europea della Difesa c'è un chiaro disegno federale, bisogna partire dalle istituzioni, e poi dalle istituzioni potevano invece svilupparsi le condizioni, i modi di regolare le politiche. Ma dopo quel 30 agosto del 54 Spinelli perde, e con lui perde la tradizione federalista dentro l'Unione Europea, che rimane più una tradizione retorica che una effettiva capacità culturale di incidere sul funzionamento delle istituzioni. E Jean Monnet diventa il vero protagonista della nascita della Comunità Europea della Difesa e del suo futuro successivo sviluppo. Quindi l'Europa che prende corpo a Roma nel 1957 è un'Europa funzionalista che per sua natura non si preoccupa degli esiti. La preoccupazione che ha il funzionalismo da Mitrani in poi è una preoccupazione che ha a che fare con il delivering. L'Europa si costruisce facendo, introducendo politiche, soddisfacendo gli interessi. Il problema dell'Europa è fare. Come fare, con quali scopi fare, quali sono le conseguenze del fare, questo è un problema che i funzionalisti, per la loro struttura cognitiva, culturale, diciamo così, teorica, non si pongono. Con il trattato di Maastricht del 92, questa Europa funzionalista, che ha prodotto dei risultati formidabili, pensate alla nascita prima della Comunità Economica Europea, ma poi soprattutto del mercato unico, e quindi a quelle condizioni, diciamo così, che hanno piano piano ridotto le differenze tra gli Stati, creando uno dei mercati integrati più importanti, e soprattutto poi con la presidenza di Delors della Commissione Europea, un altro campione del funzionalismo. Con la presidenza di Delors della Commissione Europea si creano le premesse per fare il salto verso la moneta unica. Delors aveva nel cassetto il progetto della moneta unica, come voi vi ricordate la sua definizione, o quella di Pascal Lamy, il suo principale collaboratore, disse: noi avevamo una soluzione in attesa di un problema. Il problema ovviamente si presentò quando cadde il muro di Berlino, la Germania voleva riunificarsi, e a quel punto la soluzione per la riunificazione tedesca era rinunciare al marco tedesco e costruire la moneta comune. Nel 1992, con il trattato di Maastricht, si fa un altro passaggio in questa visione processuale dell'Unione Europea. Al pilastro del mercato unico, che è un pilastro comunitario, come si diceva allora, fondamentalmente sovranazionale, la Commissione ha il monopolio dell'iniziativa legislativa, le sue proposte, principalmente direttive e regolamenti, vengono approvate dal Consiglio dei Ministri a maggioranza qualificata, e dal 1979 con l'elezione diretta, sempre di più, dal Parlamento europeo. A questa Europa si aggiunge una seconda Europa, che molti studiosi, ma anche molti practitioner, hanno faticato a riconoscere. C'è un'Europa che si pone il problema di governare non le politiche regolative del mercato, ma quello che vengono chiamati core state power, i poteri centrali dello Stato. Dopo la fine della Guerra Fredda non era più possibile tenere sotto il tappeto politiche come la difesa, gli esteri, la sicurezza, l'asilo politico, la politica dell'ordine interno. Queste politiche vengono portate a Bruxelles a condizione che siano governate da un modello diverso da quello adottato per le politiche regolative del mercato. Abbiamo fatto, non solo io, ma anche altri colleghi in altre parti d'Europa, abbiamo cercato di capire come mai, perché a un certo punto Kohl, l'allora cancelliere tedesco, aveva dimostrato una certa disponibilità a usare il metodo sovranazionale anche per alcune di queste politiche, non per tutte. Per esempio la politica fiscale, la politica di budget, la politica economica, quella che diventerà l'Eurozona,
i tedeschi erano aperti alla possibilità di usare il metodo sovranazionale. Da quello che ci risulta, da quello che riusciamo a capire, anche perché molte di queste discussioni sono state prese non pubblicamente, sono stati i francesi a insistere per introdurre un modello intergovernativo che ha avuto addirittura la forma di un secondo e un terzo pilastro distinto dal primo pilastro del mercato, dove c'è una istituzione cruciale che è il Consiglio dei Ministri plus il Consiglio dei Capi di Governo. E qui un altro esempio della institutional adaptation, come si dice. Il Consiglio dei Capi di Governo, quello che il Consiglio europeo, fu introdotto informalmente nel 1974 da D'Estaing, il presidente francese. Voleva rimanere informale perché non voleva regole, volevano semplicemente incontrarsi per discutere. Nel 92 con Maastricht bisognava trovare un'istituzione che rappresentasse le sovranità nazionali e il Consiglio europeo si è dimostrato l'istituzione favorevole per fare questo. Quindi quello che noi abbiamo, e questo è importante anche perché se non abbiamo, secondo me, questa chiarezza, è difficile poi anche porsi il problema della riforma dell'Unione Europea. Noi non abbiamo una sola Unione Europea, ma almeno ne abbiamo due. C'è un'Unione Europea del mercato, la quale funziona relativamente bene, in maniera relativamente soddisfacente. La Commissione centrale propone direttive e regolamenti e spesse volte i singoli governi, financo la Germania, si trovano in minoranza nel Consiglio dei Ministri, così come si possono trovare in minoranza all'interno del Parlamento europeo rappresentanti delle varie forze politiche nazionali. Qui non ci sono state delle significative crisi. Il problema è l'altra unione. L'altra unione, che è un'unione intergovernativa, che non funziona su un voto di maggioranza qualificata, semplice, ma vota dentro il Consiglio europeo principalmente su un voto, nel Consiglio europeo esclusivamente su un voto all'unanimità. E qui abbiamo una seconda idea, visione, logica dell'integrazione che ha finito per rafforzare le sovranità nazionali. Perché intorno al tavolo del Consiglio europeo ci sono le sovranità dei singoli stati. Ogni stato ha il diritto di veto perché c'ha la red line che può dire questa cosa qua è per me inaccettabile. Così, se per Spinelli le sovranità nazionali dovevano essere ridimensionate e l'unione sempre più stretta era finalizzata, per Spinelli, ripeto, per De Gasperi, il contributo di De Gasperi non va sottovalutato in questo processo, le sovranità nazionali vanno ridimensionate da un'unione sempre più stretta, nel Consiglio europeo noi abbiamo riportato le sovranità nazionali al centro del processo decisionale. Ora, faccio queste osservazioni senza nessun commento normativo, cioè proviamo a ragionare cosa significa rispetto al progetto. Non dico solo la Schuman Declaration del 1950, non solo il Trattato di Parigi del 51, non solo quello del 52, ma rispetto allo stesso preambolo che è nel Trattato sulla Comunità Economica Europea del 57. Abbiamo due Europe, una che governa il mercato e ha fatto del mercato forse la grande potenza dell'Europa e una che governa questi core state power, i poteri centrali dello Stato, secondo quella logica unanimistica che dicevo prima. Da questo punto di vista, le due unioni, che a volte si sovrappongono, a volte si toccano, ma le due unioni seguono due logiche diverse. Quali sono i problemi che noi dobbiamo affrontare? I problemi che dobbiamo affrontare sono soprattutto i problemi che nascono dall'unione intergovernativa. Perché? Perché l'unione intergovernativa ha finito per essere rafforzata dopo il 1992. Innanzitutto, riconoscendo la centralità dei core state power, dei poteri centrali degli stati a Bruxelles. Secondo, dagli allargamenti. Perché gli allargamenti che abbiamo avuto, secondo la mia lettura, a parte quello del 1986 di Spagna e Portogallo,
tutti gli altri allargamenti hanno rafforzato la logica intergovernativa. Financo quello della Grecia ha portato un rafforzamento della logica intergovernativa e gli allargamenti sono stati motivati dal fatto che i nuovi stati che entravano in Unione Europea sapevano che attraverso il Consiglio Europeo e il voto all'unanimità potevano difendere le loro red line, le loro, di cui è un esempio formidabile, dobbiamo dire, di un grande politico, è un esempio formidabile quello che ci dimostra Viktor Orbán. Non so se avete visto l'ultima controproposta, chiede addirittura di prolungare Next Generation EU a oltre il 2026, perché così recupera gli anni persi, invece di fare 4 anni un aiuto finanziario all'Ucraina, di decidere anno per anno l'aiuto finanziario all'Ucraina all'unanimità, in modo che lui possa esercitare il potere di veto se non gli vengono dati i fondi di Next Generation EU, e potrei portarvi altri esempi. Ora, quindi, secondo elemento è questo, che gli allargamenti, cosa importante, figuriamoci, però gli allargamenti hanno portato al rafforzamento dell'Europa intergovernativa. Presumo, se la logica di A che mi porta a B e che B poi mi fa seguire a C, presumo che i futuri allargamenti aumenteranno ulteriormente la logica intergovernativa. Non riesco a immaginarmi come un'Ucraina che ha perso centinaia di migliaia di persone in una guerra possa accettare di subire le decisioni di una Corte Europea della Giustizia. Molte decisioni verranno riportate nel Consiglio Europeo e lì bloccate, posticipate, eccetera, eccetera. Quindi, terzo elemento sono le crisi che abbiamo avuto dal 2009. Noi pensavamo che dal 2009, quando è stato approvato, è entrato in vigore il Trattato di Lisbona, fosse finita questa fase complicata che ha portato ai referendum in Francia e in Olanda, che hanno votato contro il Trattato Costituzionale. In realtà dal 2009 si è aperta una fase prolungatissima che ancora oggi viviamo, di crisi, di policrisis, come si dice nel gergo, tutte queste nei campi in cui la competenza dei governi nazionali era preeminente, e quindi i governi nazionali hanno ancora oggi sempre di più un ruolo nello stabilire la risposta alle crisi, anche quando non sono incapaci di trovare una soluzione, come è avvenuto nel caso della pandemia, che hanno dovuto rivolgersi alla Commissione Europea, Marco è qua come testimone. Anche in quel caso il processo parte dal Consiglio Europeo e si conclude nel Consiglio Europeo. Quando c'era Delors Presidente della Commissione, tutti aspettavano le sue dichiarazioni. Oggi tutti aspettano la conclusione di un Consiglio Europeo per decidere cosa hanno deciso. E anzi, ognuno di loro, in questa patetica rassegna di conferenze stampe, ognuno di loro esce dal Consiglio Europeo, ognuno dei 27 capi di governo, dicendo ho difeso, ho portato a casa, questa è l'espressione classica, ho portato a casa, come se ci fosse una preda da prendere e da portare a casa. Pochissimi, chiaramente nessuno dirà io ho contribuito allo sviluppo dell'Europa, perché io sono stato eletto dagli elettori italiani, dagli elettori tedeschi, quindi quello che io faccio gli interessi degli italiani e dei tedeschi dentro il Consiglio Europeo, non gli interessi non c'è nessuno che è stato eletto per fare gli interessi dell'Europa. Quindi da questo punto di vista il rafforzamento dell'Unione Intergovernativa, il rafforzamento dell'Unione Intergovernativa è un rafforzamento che crea dei problemi importanti. Io lo so che ci sono tanti conservatori che dicono ma lasciamo le cose come stanno e hanno buone ragioni. Io penso che invece più andiamo avanti con questa idea che anche io ho scritto più volte nel Sole, kick the can down the road, se voi avete in mente certi film di Ken Loach, di ragazzi nelle periferie inglesi che giocano con le lattine della birra e danno i calci e tanto la mandano avanti, non hanno la palla ma giocano con la lattina della birra vuota e la mandano giù. Ecco, io penso che spingere la lattina giù per la strada non è una soluzione. Perché non è una soluzione? Perché la progressiva e per molti aspetti inarrestabile intergovernmentalization dell'Unione Europea finisce per trasformare l'Europa in un'organizzazione internazionale.
e il Consiglio europeo ha tutte le caratteristiche di un'arena diplomatica. E più noi al centro delle politiche europee ci sono questi core state power, i poteri tradizionali dello Stato, più si rafforza la constituency per l'organizzazione internazionale. Quando in gioco c'era il mercato, diciamo 1957 fino all'atto unico del 1986 e poi ovviamente al 1993, in gioco c'era il mercato, la costituzione del mercato, l'elettorato che sosteneva il mercato era fatto da imprenditori, consumatori che avevano un interesse al superamento delle frontiere, delle barriere. Ma quando in gioco sono la politica della difesa, la politica militare, la politica delle prefetture, la constituency sono dei personale che viene dall'interno degli stati, diplomatici, militari, prefetti, che accettano il processo di integrazione, a condizione di esercitare ancora loro un ruolo a quell'interno. Quindi noi abbiamo una situazione in cui non c'è la constituency per un'Europa sovranazionale nelle politiche strategiche, perché non c'è un corpo diplomatico europeo in senso proprio, perché European External Action Service è una somma di corpi nazionali, non c'è una difesa europea, un esercito europeo, ma pezzetti di eserciti nazionali. Non c'è un ordine di difesa delle frontiere, perché tu puoi intervenire solamente come fronte, solamente se ti chiamano da livello nazionale. Insomma, chi sostiene questo processo è molto attivo, chi lo vuole cambiare non ha le basi elettorali per farlo. Quindi io da questo punto di vista pongo dei problemi, come fare? Io non lo so, non ho una risposta. Faccio un mestiere che è quello di analizzare il più possibile crudamente, perché non devo essere eletto, ma spero di essere letto. Quindi quello che cerco è di porre dei problemi, perché qui si pongono dei problemi, nel senso che l'Europa finisce di essere un'organizzazione internazionale che è molto diversa da quella che aveva in mente Spinelli, di una Europa che era integrata per rispondere al problema che ha distrutto questo continente, il nazionalismo. E siccome l'organizzazione internazionale non è una risposta al nazionalismo, ma è un modo di coordinare i nazionalismi, io non penso che quella sia la soluzione per i nostri problemi, in particolare per uno come me che viene dall'Italia. Grazie. Grazie a professor Fabbrini, come dicevo prima tutti seguiamo le sue note domenicali sul Sole 24 Ore. L'ultima era dedicata alla possibile vittoria di Trump negli Stati Uniti, il che comporterebbe, facciamo tutti gli scongiuri del caso naturalmente, ma comporterebbe ancora di più la necessità di un'esistenza di un soggetto politico europeo nelle relazioni internazionali, anche perché probabilmente tanti legami verrebbero allentati se non tagliati. E proprio su questo vogliamo sentire il Presidente dell'Istituto Affari Internazionali, l'ambasciatore Ferdinando Nelli Feroci, che è stato anche commissario della Unione Europea. Prego. Grazie Valdo per l'invito, mi scuso per avere costretto la Presidenza a modificare il programma, non ho fatto in tempo a arrivare stamani come era previsto originariamente. Allora, l'analisi che ha fatto Sergio Fabbrini è ineccepibile sul piano dei principi, si scontra con la realtà, ma lui stesso l'ha riconosciuto. Io cercherò di dare una chiave di lettura che in parte asseconda l'analisi di Sergio Fabbrini, in parte però la ridimensiona. Prima osservazione è la capacità dell'Unione Europea di rispondere alle crisi. E se guardiamo quello che è successo, tanto per darci una scadenza temporale, dal 2008 in poi, e vi cito soltanto le cose più grosse, la crisi economica e finanziaria, la Brexit, la crisi migratoria del 2015, il Covid, la guerra in Ucraina, mi fermo qui perché poi
su quello che sta succedendo in Medio Oriente il giudizio è un po' diverso, io devo constatare che nonostante tutto, nonostante le carenze assolutamente indiscutibili messe in luce da Sergio Fabbrini, l'Unione è riuscita a dare delle risposte ed è riuscita a dare delle risposte in nome di quel metodo funzionalista monnettiano che comunque ha funzionato finora. È ovvio che non siamo nel migliore dei mondi possibili, mi fanno notare il libro di Marco Buti, io sono un grande sostenitore del metodo Monnet e quindi mi fa piacere utilizzare questi esempi per dimostrarvi che grazie ad una capacità di adattamento, grazie ad una flessibilità nelle modalità di funzionamento, in qualche modo si è riusciti a superare come Unione Europea una serie di crisi di dimensioni inimmaginabili alla vigilia di queste crisi e uscendone in qualche modo rafforzata. C'è però un campo, e qui vengo al settore che Valdo mi ha chiesto di analizzare un pochino più in dettaglio, nel quale la prestazione complessiva dell'Unione Europea non è stata e non è tuttora all'altezza delle aspettative, né tantomeno all'altezza della sommatoria delle potenzialità dei singoli Stati membri, ed è quello della politica estera, della protezione internazionale. E qui la mia analisi si collega e coincide con quella di Sergio Fabbrini. Perché siamo a questo risultato così deludente sul fronte della protezione internazionale? Allora, due o tre osservazioni molto semplici. Primo, il tema della protezione internazionale e della politica estera erano assolutamente estranei al progetto originario di integrazione europea, così come concepito con i trattati di Roma e sviluppato successivamente. Si muove qualcosa in questo fronte verso la fine degli anni 70, quando attraverso una collaborazione tipicamente tra governi, quindi intergovernativa, si comincia a sviluppare un'attività che ha come obiettivo quello di realizzare maggiori convergenze degli Stati membri su temi di politica estera, e poi si arriva al passaggio fondamentale che è quello che ha citato Sergio del Trattato di Maastricht, in cui per la prima volta la politica estera viene inserita tra le politiche comuni dell'Unione Europea, ma, e questo è il punto delicato, conservando a questa politica delle caratteristiche completamente diverse da quelle con cui l'Unione avrebbe affrontato, aveva affrontato e avrebbe affrontato nel futuro le altre politiche settoriali. E la caratteristica sono quelle appunto del metodo intergovernativo, della regola dell'unanimità, di un ruolo ridotto, molto ridotto, della Commissione e praticamente di un ruolo quasi inesistente di Parlamento e Corte di Giustizia. Perché tutto questo? C'è un motivo, e questo non si può ignorarlo, è che quegli stessi Paesi membri che avevano deciso con una decisione politicamente estremamente coraggiosa di delegare ad un'entità sovranazionale la gestione della politica monetaria, sulla politica estera si sono bloccati. Perché la politica estera, piaccia o non piaccia, purtroppo è ancora considerata da tutti, un'espressione intangibile della sovranità nazionale. E questo è il motivo per cui ci dibattiamo oggi nelle debolezze con le quali siamo tutti testimoni di una Unione Europea che non è sufficientemente visibile, sufficientemente protagonista sulla scena internazionale. A maggior ragione, e due parole proprio di passaggio che non voglio essere troppo lungo, le carenze, le stesse carenze, forse ancora più gravi, le riscontriamo nel campo della difesa. E anche qui non dimentichiamo che quando il progetto europeo viene concepito è essenzialmente un progetto di integrazione economica. La dimensione esteri e ancor più difesa erano completamente estranei a questo progetto, anche perché nel 1954 il progetto di una comunità di difesa era stato bocciato. E allora quello che si è fatto in questi anni, a partire dal 99 sostanzialmente, è stato quello di cercare faticosamente di dotare l'Unione Europea di una qualche capacità, anche di tipo militare, ma unicamente riservata alla gestione di crisi fuori area, quindi interventi con missioni internazionali direttamente gestite dall'Unione o missioni di altri di cui l'Unione partecipa, la costruzione faticosa di un sistema di maggiore integrazione e interoperabilità tra le forze armate dei Paesi membri, la costruzione molto faticosa e tutt'altro che è arrivata a me al traguardo di una base industriale comune dell'industria bellica europea. Quindi quello che voglio dire è che se oggi la performance nel campo della politica estera e della difesa è modesta, è decisamente molto più modesta di quella che possiamo registrare in altri campi, ci sono delle motivazioni, e sono delle motivazioni serie, importanti, non si possono sottovalutare.
che sono quelli appunto che riguardano la incapacità, non volontà dei Paesi membri di delegare funzioni, di delegare responsabilità in settori estremamente sensibili per le sovranità nazionali. Detto questo, io devo anche aggiungere che se uno guarda con occhio un po' meno, come dire, pregiudizievole, la proiezione internazionale dell'Unione Europea non è fatta soltanto della tradizionale politica estera. Per esempio, l'allargamento. Sergio lo ha citato come un elemento di debolezza della costruzione europea, come un fenomeno che ha progressivamente indebolito le capacità di intervenire, di decidere, di gestire. Io lo vedo come un fenomeno grazie al quale l'Unione Europea è stata in grado di garantire al continente intero, oggi magari ancor più se si realizzeranno le previsioni dell'ultimo Consiglio Europeo, delle condizioni di stabilità, di pace, di benessere diffuso. Cioè, se vediamo l'allargamento sotto questo profilo, è vero che ci ha costretto a rallentare il passo dell'integrazione, ma è anche vero che noi abbiamo, l'Unione è riuscita ad integrare a livello continentale praticamente tutti i Paesi membri. Oggi mancano i Balcani, manca probabilmente l'Ucraina e la Moldova, ma a questi Paesi noi abbiamo garantito una situazione di stabilità, di benessere economico, di pace, che erano tutt'altro che scontate fino a che l'allargamento non si è compiuto. Seconda dimensione che ha a che fare con la produzione esterna, che spesso si dimentica, è la politica commerciale. E qui il successo di questa politica è largamente dovuto al fatto che, primo, è una delle pochissime politiche a competenza esclusiva dell'Unione, e qui fa la differenza, sono il primo a riconoscerlo, dove effettivamente l'Unione opera in condizione di l'Unione attraverso la Commissione opera in situazioni di straordinario privilegio rispetto ad altre politiche comuni, il ruolo degli Stati membri è molto circoscritto, però grazie a questa politica, a queste competenze, l'Unione ha costruito nel corso degli anni una rete di accordi commerciali con paesi terzi, con gruppi di paesi terzi, che hanno contribuito a loro volta a definire un regime del commercio internazionale di cui l'Unione è tuttora in qualche modo garante. Oggi sono meno popolari questi accordi, ma non dimentichiamo che complessivamente questo è un tema che non va sottovalutato. Terza dimensione, che pure spesso si dimentica, tutta l'attività di cooperazione allo sviluppo, di cooperazione finanziaria, economica e tecnica che l'Unione Europea, grazie a una serie di strumenti, sviluppa con paesi terzi. Nell'ultimo ciclo di programmazione finanziaria l'Unione ha stanziato 80 miliardi di euro, dal 21 al 27, che serviranno per finanziare progetti di aiuto, assistenza, intervento in paesi terzi, un'altra dimensione importante della proiezione internazionale dell'Unione. Quarto tema, la diplomazia del clima. L'Unione Europea, per sua scelta, ha deciso che la transizione energetica e il contrasto del cambiamento climatico erano delle priorità di azione al proprio interno. Da qui il Green Deal, da qui il Repower, da qui la serie di obiettivi estremamente ambiziosi che l'Unione si è data sul fronte interno, con le relative misure più o meno controverse, ma credo ce ne parlerà Beatrice più tardi, non voglio entrare nei dettagli, ma c'è un aspetto che riguarda la componente esterna. L'Unione si è proposta e si è posta come leader della diplomazia del clima, non soltanto guidando attraverso l'esempio, no? Cioè, noi siamo i più bravi, seguiteci, ma anche attraverso una serie di interventi, di progetti, di programmi che mirano a favorire la transizione energetica in paesi terzi. E ultima dimensione che volevo sottolinearvi è la politica migratoria, molto discutibile, sicuramente insufficiente e inadeguata, ma c'è una componente, c'è un volere esterno della politica migratoria che ha un suo impatto nel definire la dimensione internazionale dell'Unione. Non ci sono soltanto delle misure più o meno di successo adottate per garantire una gestione ordinata dei flussi migratori all'interno dell'Unione. Ci sono una serie di iniziative e di misure che l'Unione ha preso nel dialogo con i paesi di origine e di transito per facilitare una gestione ordinata di questi flussi migratori. Quindi tutto questo per dirvi che forse nel dare un giudizio complessivo sulla proiezione internazionale bisogna andare un pochino oltre la tradizionale politica estera a cui siamo abituati e guardare al complesso delle attività che sostanziano in qualche modo la dimensione internazionale dell'Unione. Detto questo, le sfide sono enormi, non dobbiamo dimenticarcelo, e i mezzi a disposizione dell'Unione sono abbastanza circoscritti e limitati. Perché sono immense? Perché noi eravamo abituati come Unione a crescere, a proliferare e
a svilupparci in un contesto internazionale ordinato, in cui c'erano delle regole del gioco rispettate, in cui c'erano istituzioni multilaterali che venivano ugualmente rispettate, che funzionavano, che garantivano un certo ordine internazionale. Oggi siamo in presenza di un mondo disordinato, imprevedibile, instabile, quello che si chiama in gergo un multipolarismo instabile, che non è certamente il contesto migliore per l'Unione Europea, è una sfida costante, una sfida quotidiana. Detto questo, e seconda considerazione, rispetto a qualche anno fa, alcune decine di anni fa ancora di più, il peso specifico dell'Unione si è molto ridotto nel mondo. Abbiamo perso in termini di quota della popolazione mondiale, abbiamo perso in termini di quota del PIL mondiale, abbiamo perso in termini di quota del commercio internazionale. Tutti questi sono dati che in qualche modo impattano sulla capacità di proporsi per l'Unione come protagonista sulla scena internazionale. Allora, in passato, è stato un politologo americano, Robert Kagan, che aveva usato un paragone abbastanza provocatorio, equiparando l'Europa a Venere, un complesso di paesi molto dediti a predicare il multilateralismo, il soft power, la ricerca delle soluzioni compromissorie, ad una Stati Uniti Marte, paese più dedito a sviluppare i rapporti con gli stati sulla base di rapporti di forza, magari anche sulla base di interventi militari. Detto in altri termini, questo aveva portato qualcuno, credo fosse Padoa-Schioppa, a definire l'Europa come una potenza gentile. Questo è ancora un dato, con il quale dobbiamo confrontarci. Non credo che nel breve medio termine dobbiamo aspettarci salti di qualità straordinari sotto questo profilo, però è una potenza gentile che ha straordinari mezzi per sviluppare attraverso il suo soft power un'influenza nel mondo. E naturalmente, soprattutto in quei settori nei quali non è necessario, per esempio, il ricorso all'uso della forza o allo strumento militare, di quello ancora non disponiamo. Non so quanti minuti mi sono rimasti, Valdo, se io... Allora, per dire, se questo è il quadro complessivo, ho cercato di descrivermi in modo molto sintetico ovviamente, oggi noi in Europa siamo in presenza di una serie di situazioni critiche che pongono, diciamo, sfide enormi all'Unione Europea. In primis ovviamente c'è il conflitto in Ucraina, che prima o poi in qualche modo arriverà a soluzione e che porrà a sua volta un problema di definizione di condizioni di sicurezza in Europa, di ristabilimento di una qualche forma di rapporto con la Federazione Russa. C'è un problema, non ho ricette per questo, ovviamente questo è un tema che mi limito semplicemente a accennare. C'è un secondo tema, che è quello dei rapporti con la Cina. Un po' tardi rispetto ai nostri amici americani abbiamo scoperto che la Cina non era soltanto il mondo delle opportunità, il mondo dove si poteva fare investimenti, commerciare liberamente con dei vantaggi comparati per i consumatori europei straordinari. Abbiamo scoperto che la Cina per certi aspetti comporta anche delle minacce alla nostra sicurezza. Quindi c'è una, diciamo, sfida nella definizione di una politica nei confronti della Cina che deve essere per quanto possibile una politica comune, evitare quindi la corsa ai rapporti differenziati su base nazionale, che tenga conto della dimensione della Cina come opportunità ma anche della dimensione della Cina come sfida. E poi c'è un tema che secondo me sarà il più drammatico per l'Europa, è quello dei rapporti con i nostri amici americani, perché se, come io personalmente temo, purtroppo i dati e i sondaggi mi lasciano ritenere, è tuttora oggi abbastanza verosimile che gli Stati Uniti torni una presidenza Trump, questo sarà gli americani lo chiamano wake up call, un risveglio amarissimo per l'Europa, che costringerà l'Europa a fare i conti anche con le proprie debolezze e con le proprie carenze, ivi compreso sul piano della difesa, ma non solo. C'è poi un tema più generale che mi limito unicamente a citare, ed è quello di contribuire ad una riduzione del gap che si è prodotto in questi mesi, in questi anni, tra un mondo occidentale che su alcune questioni fondamentali si è rivelato abbastanza compatto e unito, rispetto a un resto del mondo, si chiama sud globale, che è una nozione molto contestata perché non fa giustizia delle tante differenze, ma il dato è che oggi
il mondo occidentale di cui l'Europa è parte integrante si confronta con una richiesta da parte del sud globale, dei paesi protagonisti di quest'altra parte del mondo, di maggiori responsabilità, di maggiori competenze, di maggiori possibilità di, non dico dettare le regole del gioco, ma partecipare alla scrittura delle regole del gioco insieme all'Occidente. E credo che su questo l'Europa potrebbe, se riuscisse con un recupero di protagonismo a trovare le capacità, potrebbe svolgere un ruolo importante nel ridefinire un rapporto collaborativo, cooperativo anche con questa parte del mondo che oggi non si sente sufficientemente rappresentata nelle regole del gioco della governance globale. Io mi fermerei qui, grazie per l'attenzione. E adesso abbiamo l'onorevole Beatrice Covassi, deputata europeo e sottolineo fiorentina, perché questa cosa spesso viene offuscata, ma credo che abbia tutti i diritti a questo epiteto che per noi è un complimento, ovviamente. Certo, magari non tutti in Toscana lo intenderanno così, ma insomma in questa sede ti ringrazio Valdo, ne sono molto orgogliosa. E, certo che chi mi ha preceduto, diciamo le relazioni di chi mi ha preceduto danno spunto, darebbero spunto per molte considerazioni di tipo generale che dal mio osservatorio appunto al Parlamento europeo vedo proprio svolgersi nella narrativa di questi ultimi mesi, anche dei dibattiti che poi ci attendono fino ad aprile sostanzialmente in questo scorcio di legislatura. Partirò però, prenderò, visto che questo è il tema, mi è stato attribuito lo spunto dalla transizione ecologica per poi mettere anche in luce quello che vedo come dinamiche politiche all'interno del Parlamento attuale, ma ancora più importanti in prospettiva delle prossime elezioni del prossimo Parlamento. La transizione ecologica, lo ha menzionato Nelly Feroci, fa parte di questa diplomazia del clima, quindi non è soltanto una politica dell'Unione Europea tra le tante altre politiche, ma è effettivamente un po' diventata la nostra vocazione e, se volete, uno di quegli ambiti in cui l'Europa ha dimostrato di saper fare, saper essere una voce forte e importante, ma anche di giocare d'anticipo, perché se pensiamo alle prime direttive in tema di ambiente, comunque si ritorna indietro veramente di più di 20 anni, almeno 30 anni, quindi noi siamo l'unico continente al mondo che da subito ha dimostrato una sensibilità molto forte. Chiaramente gli elementi, li ricordo solo brevemente, essenziali per arrivare all'oggi sono l'accordo di Parigi del 2015, dove per la prima volta abbiamo preso atto di queste conseguenze catastrofiche, potenzialmente catastrofiche del riscaldamento globale, e dove abbiamo limitato al di sotto dei 2 gradi Celsius il limite del riscaldamento medio globale, puntando addirittura a un aumento massimo di 1,5 gradi, aumento che fra l'altro, ci dicono adesso gli ultimi rapporti del Comitato di Esperti delle Nazioni Unite, rischiamo purtroppo di sforare, quindi obiettivo che rischiamo di disattendere se continuiamo su questa strada. Chiaramente questa risposta ai problemi climatici è una risposta necessaria non soltanto per far fronte alla crisi ecologica, alle minacce per la biodiversità, ma anche per far fronte a un modello di sviluppo che è diventato insostenibile, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista sociale. E questo l'abbiamo visto su vari fronti, chiaramente la scarsità di materie prime, i trend demografici, siamo una società sempre più longeva, la dipendenza dell'Unione Europea da importazioni, no, da energie fossili, ma anche da materiali di importazione, gli impatti sulla salute e via dicendo. Chiaramente negli ultimi anni il coraggio che abbiamo preso è stato quello del Green Deal, il Green Deal del 2019, che è
un programma con un orizzonte pluridecennale, questo va ricordato, non è una cosa che si conclude in questa legislatura né nella prossima, e che poggia sull'architrave della legge sul clima, che ha l'obiettivo della neutralità climatica per il 2050. Quindi l'idea che l'Europa possa diventare il primo continente ad emissioni zero, sostanzialmente, a zero emissioni nette, per intenderci. Un obiettivo declinato in molte misure concrete, ne è un esempio il famoso pacchetto Fit for 55, che è incidentalmente anche lo slogan del mio compleanno di quest'anno, Fit for 55, lo prenderò come un segno, no, di forza. E come sapete, e lo abbiamo visto nelle cronache di tempi recenti, abbiamo su questa scia adottato molti provvedimenti, dalla mobilità sostenibile a quelli più controversi, per esempio degli edifici più efficienti, dove da poco abbiamo raggiunto un accordo in trilogo, quindi il famoso processo legislativo di cui Sergio Fabrini ci ricordava l'importanza, Parlamento, Consiglio, e si giocano la palla con la Commissione europea, che cerca di intervenire per migliorare le cose o fare un po' d'arbitro ogni tanto quando è necessario. E ricorderete appunto che questo trilogo è un motivo di soddisfazione dopo mesi, ma mesi, veramente, di terrorismo mediatico, come vediamo sui giornali, no? L'Unione Europea ci vuole togliere la casa, ci vuole lasciare senza niente. Altri provvedimenti potrei menzionare, anche ci vuole togliere la macchina, perché un altro di quelli che è andato sulla ribalta è quello delle auto elettriche. Questo già dal mio modo di parlare sentite che c'è un elemento politico comunque che è molto forte, perché su questi provvedimenti, in particolare gli ultimi del Fit for 55, a Bruxelles e a Strasburgo è iniziato uno scontro che vede chiaramente due famiglie politiche, grosso modo, due blocchi, neanche famiglie politiche, due blocchi contrapporsi. L'uno, quello a cui fa parte anche la mia famiglia politica, dei socialisti democratici, ma che vede anche i verdi e in parte i liberali, diciamo, più favorevoli ad avanzare su questa strada della transizione ecologica, e l'altro che vede una parte dei popolari e la parte dei gruppi politici di destra molto estremamente critici rispetto a tutti questi provvedimenti e apertamente negativi, più che cauti direi anche positivamente critici. Chiaramente una serie di eventi che sono stati menzionati ci hanno messi davanti a delle scelte importanti. Li ha menzionati Nelly Feloci prima, in particolare la pandemia e la guerra, perché la pandemia ha legato il tema della biodiversità per la prima volta al tema della salute. E anche qui abbiamo avuto un'innovazione importante che probabilmente altri verranno menzionato, l'inizio di un'Unione Europea della Salute, materia sulla quale, sottolineo, l'Unione Europea non aveva competenze se non un coordinamento, diciamo, degli Stati membri in casi, come vi ricorderete, la mucca pazza di rischi trasfrontalieri. Adesso ragioniamo invece sull'importanza e il ruolo che ha avuto l'Unione Europea, penso ai vaccini, ma anche appunto alle misure che sono state prese nel caso della pandemia. Sul piano economico, questa chiaramente pandemia ha anche messo in evidenza la questione delle catene del valore e le dipendenze europee, che sono un'altra grande sfida. E la guerra in Ucraina poi è arrivata per sottolinearle ancora di più, perché lì è stato ancora più palese che la dipendenza dal gas russo, la dipendenza dalle energie fossili e in generale appunto la nostra non mancata sovranità, diciamo, per tutto quello che è le materie prime importanti come le terre rare, non può ci mette in una condizione per il futuro di grande fragilità. E altro elemento non indifferente è stato la risposta americana, quindi il famoso Inflation Reduction Act, che con 300 miliardi messi sul tavolo per investimenti sostenibili anche ha dato un ulteriore segnale. E noi
siamo andati avanti, nonostante appunto un diffuso vociare che politico che menzionavo prima, che avrebbe voluto l'Europa fermarsi di fronte a queste sfide, in particolare al Green Deal. Ci siamo fatti carico di questi nuovi scenari, o stiamo provando a farci carico di questi nuovi scenari, e almeno due appunto provvedimenti sono fra tanti vorrei menzionare qui, ricordare qui il Net Zero Industry Act, che ha come obiettivo quello di raggiungere entro il 2030 una capacità manufatturiera interna all'Europa che copra almeno il 40% delle necessità in termini di tecnologie pulite, e il regolamento sulle materie prime critiche. Questo, come dicevo, è un punto fondamentale, perché ho avuto una sensazione strana, sembra, no? Ci siamo svegliati all'improvviso, tipo la bella addormentata, ma guarda quanto siamo dipendenti, poi Marco dirà di sicuro di più su queste cose, penso anche, ma quanto siamo dipendenti da paesi terzi e come mai non abbiamo riflettuto fino adesso di più a un'autonomia strategica che riguardasse anche questo. Questi due provvedimenti li menziono perché abbiamo l'ambizione di chiuderli entro questa legislatura e quindi non lasciarli per la prossima. Una questione aperta, e poi concluderò con qualche quella che penso io sono veramente sfide politiche poi in vista delle prossime elezioni, e di cui penso parlerà diffusamente Marco Buti, è quella però di come finanziare questa transizione. Quello è il un po' come dicono gli inglesi, l'elefante nella stanza, insomma, perché chiaramente tutto questo offre delle grandi possibilità, è una necessità, non possiamo posticiparla, offre grandi possibilità di anche occupazionali e di rivedere, come dicevo, tutto un modello di sviluppo ormai insostenibile, ma ha dei costi molto alti, e questi costi chiaramente da qualche parte dobbiamo avere una volontà politica di coprirli. Non nascondo che la mia famiglia politica chiaramente ha sempre spinto per avere denaro fresco, come si dice, o un fondo sovrano, quindi andare più nella direzione di quello che abbiamo un po' realizzato con Next Generation EU, e quindi con la possibilità di mettere insieme risorse comunque e non appoggiarci solo agli aiuti di Stato, che sono una misura piuttosto limitata e non di lungo respiro. Però ci sono chiaramente altre formule diverse che si possono trovare, però tutta la querelle che c'è stata sulla riforma del patto di stabilità e crescita, sulla quale chiaramente il Consiglio ha trovato una posizione, l'abbiamo visto adesso a dicembre, ma oggi o ieri, insomma, già il capo dei Verdi, Lambert, ha dichiarato che farà di tutto per la prossima settimana a Strasburgo, affondarla in plenaria e far sì che questo non vada avanti, perché vista come una posizione subottimale. Ecco, tutta questa querelle sulla riforma delle risorse, ma in particolare anche del patto di stabilità e crescita, chiaramente ci ha portati un po' a uno stallo. Allora, grandi sfide, e concludo appunto su in vista delle elezioni europee. Io credo che la transizione verde sia un esempio di come una politica pensata con le migliori intenzioni e anche secondo me con una buona dose di coraggio, poi si sia trasformata da un punto di vista comunicativo un po' in un boomerang. Perché? Forse anche perché si sono sovrapposti troppi provvedimenti legislativi, dovuto proprio anche alla lentezza dei lavori in pandemia, da tanti fattori esterni, però troppi in un tempo molto ristretto. Per cui la narrativa su questa transizione verde è diventata una narrativa, ecco, ci tocca fare anche questo sacrificio, anche quest'altro e anche quest'altro ancora. Quindi chiaramente quando abbiamo delle grosse scelte politiche che poi ci impongono di cambiare qualcosa nelle nostre abitudini quotidiane, queste sono percepite come molto difficili ed è difficile farle assumere, diciamo, dai cittadini e dalle cittadine. Poi perché c'è un po' di fatica, Šefčovič, che ha preso il ruolo di Timmermans come vicepresidente responsabile per la transizione verde, parla chiaramente di un Green Deal fatigue, cioè un sentimento generalizzato di stanchezza, quindi non soltanto nell'opinione pubblica ma anche legislativa e nei stakeholder. Infatti ha annunciato che farà una serie di dialoghi con i cittadini, un tour, un percorso
per poter portare tutto questo più al cuore delle, appunto, delle, dei territori. Io penso che, insomma, spero, mi auspico che non sia troppo tardi per far questo. Però è fondamentale anche capire che questa grande transizione, che poi si lega, non abbiamo il tempo di parlarne qui oggi, a quella digitale. Ricordiamoci che in origine questa era la twin transition, la transizione gemella, quindi verde e digitale, perché le tecnologie digitali, che pure sono inquinanti per certa misura, hanno un'impronta di emissione effetto serra non indifferente, però possono anche rappresentare un importantissimo strumento per far saltare tutta una serie livelli di sviluppo industriale e poter ottimizzare anche la transizione verde. E questo è il cuore un po' dell'Europa del domani. Se non affrontiamo tutto questo anche con una dimensione sociale, con una riforma del welfare, che diventa un welfare principio universalistico fondamentale dell'Unione Europea, perché chiaramente è alla base anche del nostro modello di stare insieme, sociale, del nostro modo di intendere la cittadinanza, però è un welfare sempre più insostenibile in una società sempre più longeva e che presenta problemi non indifferenti. Pensate, per il 2050 un europeo su 4 avrà più di 70 anni, quindi siamo veramente, no, in dei modelli che diventano difficilmente sostenibili. E se non ci sarà anche una ricerca attiva di quelle che possono essere le nuove diseguaglianze, quindi la povertà energetica, la povertà digitale, appunto il fatto che se sei tagliato fuori da tutta una serie di strumenti, da tutta una serie di miglioramenti, ti ritrovi completamente al di là dello sviluppo, chiaramente su questo perderemo il senso anche del nostro mercato interno. Quindi da un lato la necessità e l'importanza di portare avanti queste politiche talmente caratterizzanti, dall'altro un'analisi, ne abbiamo parlato con Enrico Letta di recente al gruppo Socialisti Democratici sul mercato interno, che ha nuove dimensioni. E chiudo dicendo anche, appunto, un'analisi sulla competitività di lungo periodo dell'Unione Europea. Questo ci deve portare chiaramente a far capire anche nell'ottica delle prossime elezioni chi vedrà con favore un'Europa che va verso modelli, diciamo, di sviluppo sostenibile, verso modelli di innovazione che mantengano il dato del suo umanesimo, della sua capacità di coesione sociale, della sua capacità di mettere le persone umane al centro, e chi invece, appunto, utilizzerà anche questi temi e anche questa dimensione così importante per mettere in atto delle politiche nazionaliste, di nuovo, di chiusura, di sovranità nazionale, in un mondo però di policrisi e policentrico, ma non multilaterale come una volta, meno multilaterale di una volta, come ricordava Nelly Feroci, e quindi determinando quello che poi è un ritorno a questo nazionalismo che è sempre stato per noi l'origine di molti, molti mali nel passato. Grazie. Grazie veramente a Beatrice Covassi. Questo tema sarà un tema importantissimo nella campagna elettorale, sì, perché poi morde anche nella vita di tutti i cittadini. La campagna elettorale, abbiamo già qui apparso Claudio Tito da Bruxelles. Per la verità Claudio pensava di essere qui, aveva preso anche 2 giorni di ferie a Firenze, se non che è stato richiamato da un avvenimento, non so se ne vorrà fare in qualche modo cenno, cioè questo incontro di oggi a Bruxelles di Mario Draghi, che è uno dei personaggi che aleggiano, diciamo così, nella vicenda europea. Il tema che originariamente volevamo porre a Claudio Tito è questo: in Italia si è fatto gran parlare a un certo punto da parte della destra dello slogan togliamo i socialisti dalla maggioranza che regge le istituzioni europee. E in una serie di articoli Tito ha illustrato molto bene che in realtà i dati non sembrano stare in questo modo. Credo che comunque sarebbe interessante avere un panorama di che cosa ci aspetta presumibilmente, e quindi anche del rapporto fra le singole forze politiche italiane e la loro collocazione europea, cosa che in Italia spesso è poco conosciuta o superficialmente conosciuta. Grazie Claudio comunque del tempo che ci hai dato, e ci auguriamo di averti fra noi anche in persona in una prossima conferenza. A te la parola.
Voce. 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 Ecco, ora mi sentite? Sì. Pronto? Sì. Eccomi. Benissimo, grazie. Intanto grazie, grazie a tutti e scusatemi ancora per questo collegamento e per la mia mancata presenza, ma come diceva Valdo, sono stato bloccato dall'arrivo a Bruxelles di Mario Draghi, che effettivamente non è per niente indifferente alla campagna elettorale e a quello che accadrà nei prossimi mesi nell'Unione Europea. Al di là del ruolo che potrà avere, se lo avrà, però il fatto stesso che il suo nome stia in qualche modo circolando sia per la presidenza della Commissione Europea e anche per la presidenza del Consiglio Europeo ci fa capire intanto una cosa a mio giudizio fondamentale, che queste elezioni hanno un carattere peculiare che le distingue da quasi tutte le altre, sicuramente le distingue dalle elezioni del 2019, perché le elezioni del 2019 erano sostanzialmente di fatto delle elezioni ordinarie, l'Unione Europea aveva a che fare con i problemi fisiologici della sua crescita anche, problemi legati al percorso di integrazione, ma non c'erano dei problemi esplosivi. Questo è il 2024, sono invece elezioni straordinarie, lo sono per quello che è successo negli ultimi 3 anni, la pandemia, il Next Generation EU, cioè il Recovery Fund, i soldi, la prima volta in cui l'Unione Europea ha emesso debito pubblico comune, e le guerre in Ucraina, le guerre in Medio Oriente, il conflitto israelo-palestinese. È una situazione straordinaria, assolutamente straordinaria, in cui si pone sostanzialmente, a mio giudizio, anche un problema di cosa sarà l'Unione nei prossimi anni. Questo problema probabilmente prima non era posto in maniera così urgente. Adesso le forze politiche, presentandosi alle elezioni, devono anche spiegare ai cittadini cosa intendono fare per cambiare l'Unione Europea, per continuare nel percorso di integrazione e soprattutto, almeno questo è il mio giudizio, non perdere il patrimonio che è stato conquistato in questi 3 anni, negli eventi negativi che si sono susseguiti, il Covid, la crisi economica, poi la guerra, la crisi energetica. L'Europa ha una volta tanto riuscito a trovare delle risposte in grado di dare soddisfazione non soltanto alle classi dirigenti ma anche ai cittadini. Ripeto, il recovery fund è stato una di queste. Come si fa a non disperdere quel patrimonio? E le forze politiche in questa tornata elettorale hanno il compito, a mio giudizio, proprio di non dilapidare i passi avanti, che a mio giudizio sono comunque irreversibili, ma la tempistica con cui andare avanti cambierà in base ai successi, ai risultati elettorali. Poi le forze politiche avranno il dovere di indicare questo percorso. Come dice, e in più in questo si innesca anche il pericolo di un'affermazione dei partiti sovranisti, che a mio giudizio condizionerà non tanto gli assetti futuri, ma, ripeto, soprattutto la qualità temporale del percorso dell'Unione Europea. Perché dico questo? Ha ragione Valdo quando diceva: in Italia si è
si è fatto un gran parlare in maniera secondo me sproporzionata e un po' propagandistica della possibilità di una nuova maggioranza in Parlamento, no? E quindi una nuova maggioranza che in qualche modo incida sugli equilibri delle istituzioni europee, maggioranza composta dai popolari, dal PPE e dai conservatori. Basta vedere i dati, un minimo, per capire che quell'alleanza è numericamente impossibile. Non c'è alcuna possibilità che in Parlamento ci sia una maggioranza composta da popolari e conservatori. Ma soprattutto non c'è alcuna possibilità, in tutti i casi, di una maggioranza senza i socialisti. Naturalmente io mi baso sugli attuali dati e sulla la stragrande maggioranza dei sondaggi, però in Italia secondo me il dibattito è in qualche modo deformato dall'idea che il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, avrà sicuramente una crescita, ma è una crescita in Italia su una quota di parlamentari che è molto limitata. I parlamentari italiani, ora non vorrei fare brutte figure, ma se non ricordo male saranno 79 o 76, ora non 76. Mi 76. Naturalmente la crescita anche consistente di Fratelli d'Italia incide su 76 deputati, potranno spostare nel numero complessivo 10, 15, 20, 20 parlamentari, non di più. Quindi il dibattito fatto fino ad ora in Italia su questo versante è stato veramente molto falsato, molto falsato. In più, a mio giudizio, soprattutto adesso, l'idea concreta di un'alleanza, di un'intesa tra popolari e conservatori sta fallendo anche politicamente. Le scelte compiute dal governo Meloni in questi ultimi mesi hanno creato in realtà una nuova distanza anche con i popolari, che comunque sono un partito saldamente europeista. Il MES, ad esempio, è stato, a mio giudizio, anche dal punto di vista di questo governo di centrodestra, un errore madornale, un errore che ha provocato e sta provocando un deficit reputazionale consistente e ha irritato la quota prevalente dei popolari europei, cioè i tedeschi della CDU. Quindi anche dal punto di vista politico e non solo numerico, quella prospettiva sta avvenendo meno. Tra l'altro, per Giorgia Meloni si creeranno altri due problemi, a mio giudizio, in queste elezioni. Il primo è è tutto all'interno della destra. Il primo gruppo parlamentare sicuramente si confermerà quello del PPE, il secondo gruppo parlamentare sarà quello dei socialisti, il terzo gruppo parlamentare fino a qualche mese fa era previsto potesse essere quello dei conservatori, le SIAR della Meloni. Ecco, questo è diventato un punto interrogativo, perché potrebbe essere invece, ci potrebbe essere da questo punto di vista una sorpresa, e magari il terzo gruppo potrebbe essere quello di Identità e Democrazia, no? L'estrema destra del Parlamento europeo, il gruppo di cui fa parte anche Salvini, la Lega di Salvini, e l'AfD tedesca, il partito forse più di destra, quello che viene considerato ancora più pericoloso, con accenti neonazisti piuttosto marcati. Diventare il quarto o il quinto gruppo dipende poi dai risultati di Renew, dei liberali, il partito macroniano, Renew, per i conservatori Giorgia Meloni può essere un problema.
L'altro aspetto è che per la scelta soprattutto del o della Presidente della Commissione, che è vero viene prima designata dal Consiglio Europeo e poi diciamo confermata in Parlamento, Giorgia Meloni deve decidere se far parte di quella coalizione o di quell'insieme di governi e di partiti che sorreggeranno la prossima Commissione Europea. Non partecipare a quella scelta, anche se i conservatori dovessero votare contro, per lei significa sostanzialmente emarginarsi. Farne parte significa rompere in qualche modo la solidarietà di gruppo, di partito dentro i conservatori e consegnarsi alla maggioranza, che sarà una maggioranza sostanzialmente simile a quella che poi ha eletto Ursula von der Leyen nel 2019. E saranno eventualmente, io penso che alla fine Giorgia Meloni sarà costretta a fare questa operazione, cioè a votare comunque il nuovo vertice della Commissione, anche rompendo il fronte conservatore, però saranno voti aggiuntivi, non sarà determinante e diciamo confermerà in qualche modo una sorta di emarginazione all'interno dell'Unione Europea, di questo governo e dell'Italia. Il governo Meloni in questo anno di attività rispetto agli assetti, agli equilibri che si sono registrati a Bruxelles, nelle istituzioni europee, era partita inizialmente con una quota di attesa rilevante, nel senso che a me è sembrato che fosse stata aperta una linea di credito per valutare le scelte di questo governo in base ai fatti. Via via quella linea di credito è andata un po' esaurendosi, ripeto, soprattutto per le scelte fatte negli ultimi mesi. Sicuramente il voto sul MES, sul meccanismo di stabilità, ha inciso profondamente. Ma dal punto di vista complessivo, su me ha inciso anche la distanza con cui il governo italiano ha trattato la riforma del patto di stabilità. Sostanzialmente la riforma il governo italiano l'ha subita. Io non credo che si potesse fare molto di più, ma non ha partecipato, alla fine il testo è il frutto chiaramente di una mediazione tra Francia e Germania e l'Italia è rimasta fuori da quella mediazione e da quel dialogo. Questo in qualche modo, secondo me, ha dato l'idea di un governo ma ancora più marginale rispetto a quello che si poteva pensare. E tornando ai partiti, proprio l'idea che alla fine l'equilibrio in Parlamento sarà simile all'attuale, se devo fare una previsione potrei pensare che ad esempio che alla maggioranza cosiddetta Ursula, fatta composta da Popolari, Socialisti e Liberali di Renew, probabilmente si aggiungeranno i Verdi, anche se subiranno, credo, una sconfitta. Però in questo quadro, con un Parlamento un po' più frastagliato di prima, come dicevo, secondo me il ruolo di Mario Draghi assume una potenzialità maggiore. L'idea di un tecnico, tra virgolette, in un Parlamento così frammentato è un'idea che, è un'idea italiana che alla fine potrebbe in qualche modo affermarsi anche a Bruxelles, nel Parlamento europeo e nelle istituzioni europee.
Io non so se per la presenza della Commissione o per la presenza del Consiglio europeo, ma sicuramente questo contesto agevola le spinte a candidare Mario Draghi. Vorrei aggiungere un'altra cosa che riguarda sempre i partiti italiani. Ma lui ha detto qualcosa oggi su questo, gliel'avete domandato? No, ma non è stato possibile perché era un seminario a super porte chiuse, tra l'altro fuori Bruxelles, era impossibile avvicinarlo in realtà. C'è un altro punto che in qualche modo fa capire anche quanto l'Italia sia un po' anomala rispetto al resto. Il secondo partito d'opposizione in Italia, cioè il Movimento 5 Stelle, che comunque alle ultime elezioni politiche ha preso un pacchetto di voti consistente, non mi ricordo i dati, però intorno al 15%, 16%. Non è iscritto a nessuna delle grandi famiglie, anzi a nessuna famiglia politica europea. Ha tentato nell'ultimo anno di entrare nel gruppo verde a Bruxelles e non ci è riuscito. Però c'è un 15% di elettori italiani che nel Parlamento europeo non entrano nelle dinamiche più importanti. Questo secondo me crea un altro momento di debolezza del nostro paese nelle dinamiche politiche. Se poi vorrei aggiungere un'ultima cosa, perché non vorrei nemmeno disturbarvi troppo, io l'importanza di questo voto a mio giudizio è molto connessa a quello che accadrà negli Stati Uniti a novembre, perché una vittoria di Trump cambierebbe molto anche in Europa, e la necessità dell'Unione Europea di strutturarsi ancora di più si renderebbe persino più urgente. Però l'Unione Europea e i partiti europei hanno un deficit con cui devono provare a porre riparo rapidamente. Non c'è un leader, non c'è leadership politica. Ora non voglio fare troppi paragoni, però secondo me in Europa, nei percorsi di crescita, anche in Europa, non è mai accaduto che nessun leader europeo si incaricasse di guidare la prospettiva dell'Unione. La Francia con Macron è un paese che si è indebolito. La presidenza Macron, come si è visto anche le ultime scelte, è una presidenza indebolita. La Germania è un paese indebolito, lo è dal punto di vista non tanto economico quanto politico, perché il governo Scholz si sta rivelando un governo debole. Non c'è leadership, e in assenza di leadership anche i partiti fanno fatica, molta fatica, a segnare un percorso, e questo è uno degli elementi di cui secondo me bisognerà tenere conto per le prossime elezioni politiche. È un deficit, ma è soprattutto un pericolo per l'Unione Europea e per l'Europa dei cittadini. Grazie. Grazie per questa analisi e grazie per questa continua osservazione che fai sul tuo giornale delle vicende europee, mi sembra veramente molto preziosa. Forse bisogna spiegare per qualcuno che quando lo diceva Beatrice Covassi, a proposito della non appartenenza a nessun gruppo al Parlamento europeo, in Italia se stai al gruppo misto stai piuttosto bene, anzi te la godi, ma invece al Parlamento europeo stare nel gruppo dei non allineati, dei non iscritti, è molto penalizzato perché non partecipi. In termini di tempi di parola, di tutta una serie. Non puoi parlare, non puoi partecipare alle istituzioni. Esattamente, quindi da spiegare. Grazie Claudio, se ti vuoi fermare con noi o se qualcuno ha qualche domanda lampo da rivolgergli. Quella su Draghi gliel'ho già rivolta.
All'interno del Partito Socialista Europeo si sente parlare di uno Spitzenkandidaten, questo lussemburghese, questo commissario, e per gli altri Schmidt, partiti, Nicola Schmidt. E per gli altri partiti cosa si sente dire? Beh, diciamo per i popolari al momento, se non ci sono novità, verrà molto probabilmente indicata Ursula von der Leyen come Spitzenkandidat, anche se poi non verrà formalmente candidata al Parlamento, che è una, diciamo, una formula un po' che diciamo, disattende un po' gli obiettivi di cui si era parlato, soprattutto dopo il Trattato di Lisbona, con la procedura degli Spitzen, no? Con l'idea di dare più valore al Parlamento europeo, presentando alle elezioni dei candidati che poi avrebbero ricevuto i voti proprio dai parlamentari. In realtà è una procedura che non è mai stata seguita, anzi l'ultima volta nel 2019 la von der Leyen è stata scelta assolutamente al di fuori da questo percorso, ma anche quest'anno sarà così, nel senso che Ursula von der Leyen non vuole candidarsi al Parlamento europeo, verrà designata come Spitzenkandidat, ma in maniera appunto un po' anomala. Nicola Schmidt non ha alcuna chance di... è un candidato di bandiera, non ha nessun tipo di possibilità di affermarsi come vero candidato alla presidenza della Commissione. Ed è per questo che secondo me poi, se ci fosse un impasse, le chance invece di un esterno, come è stato anche l'altra volta, e in questo caso l'esterno sarebbe Mario Draghi, le sue chance salirebbero parecchio. Grazie. Una domanda? Eccola. Grazie mille, buonasera a tutti. No, volevo provare. Diciamo nome e cognome. Ah, Stefano Catelani. Volevo provare a così evocare uno scenario di fantapolitica, perché mi sembra che il vero elefante nella stanza, è stato menzionato un paio di volte, è Trump. E Trump, almeno in passato, ha anche detto che forse lui vedrebbe bene il ritiro degli Stati Uniti a casa. Cosa succederebbe se Trump decide di uscire dalla NATO, o anche più semplicemente di ritirare le truppe americane a casa e di dire agli europei: pagatevi la vostra difesa e arrangiatevi? Beh, questo significa aprire quasi un altro seminario. Questo significa aprire. E poi c'era un'altra domanda. Cioè, non si è parlato, mi pare, almeno nella parte che ho sentito, dell'Europa più velocità. Volevo sapere che opinione ha il corrispondente da Bruxelles su questa ipotesi. Qui è stato fatto un documento franco-tedesco di una cinquantina di pagine, anche se ha un carattere informale, non rappresenta ufficialmente gli stati. Volevo capire questa cosa, perché questo mi pare una sfida molto importante. Grazie. C'era anche tu? Coraggio. Non so se sia lo spazio per le domande in generale oppure no, però a questo punto faccio anche io la mia domanda e può rispondere in realtà chi ritiene che sia più opportuno rispondere, ed è la Commissione Europea con programmi quali il Net Zero Industry Act o anche il Carbon Border Adjustment Mechanism, secondo me non mandava un messaggio solamente a sì, per esempio col Carbon Border Adjustment Mechanism, smette la Cina, ma anche gli americani. È stato detto prima, i nostri amici americani con l'Inflation Reduction Act hanno violato le regole WTO per la prima volta nella loro storia, e i nostri amici americani hanno veramente anche affossato una buona parte della nostra industria. Quindi non solo Trump, in realtà, nonostante Biden sia stato molto più un partner con il quale abbiamo dialogato rispetto a Trump, che ha messo i dazi direttamente, ma la relazione che abbiamo con gli Stati Uniti, e io spero che possa andare avanti, ma la relazione che abbiamo con gli Stati Uniti anche a livello commerciale è definitivamente finita, perché per la prima volta hanno violato anche loro le regole del WTO e per la prima volta hanno sommurti meno a quello che anche lei ha chiamato l'ordine che avevamo costruito. Secondo me questa è una delle cose più evidenti: se gli Stati Uniti, che lo hanno imposto e lo hanno costruito, poi lo violano, cosa, che spazio ha l'Europa anche a livello commerciale, dove siamo veramente una potenza,
se non possiamo più avere un ordine internazionale e se anche i nostri più grandi alleati diciamo, violano quelli che sono gli accordi. Grazie. Diceva oggi Gozzi che comunque Biden aveva offerto di togliere il dazio del 25% sul, però in condizione che non ci fosse poi l'ingresso cinese dietro questo, e che Gozzi dava la colpa all'Europa di non avere approfittato di questa offerta. Ma non so se Claudio vuole intervenire su queste cose, se no lo lasciamo libero. Claudio, no, ma se posso dire, mi sembra certo. L'unica, sulla prima o seconda domanda, cioè sull'Europa a due velocità, che un po' poi è connesso anche al secondo, a me sembra che diciamo, la prospettiva dell'Europa a due velocità stia lentamente scomparendo, ma per un motivo molto semplice. A me sembra che dal 2020 in poi, cioè dalla crisi pandemica in poi, si è dimostrato in maniera plastica che o i problemi e le sfide globali si affrontano in maniera, diciamo, unita, nel senso che con un soggetto capace di, per dimensioni economiche, per popolazione e per dimensione geografica, in grado di confrontarsi con Stati Uniti, Russia e Cina, ma se riduciamo questo perimetro, comunque rischiamo di essere più deboli, e il confronto con gli Stati Uniti rispetto a quello, diciamo prima, sui provvedimenti presi qualche tempo fa per affrontare la crisi economica, secondo me il parametro è lo stesso. In realtà noi europei non riusciamo a rispondere a quelle misure perché abbiamo continuato per troppo tempo a rispondere con misure nazionali. E tutti i soldi che Biden ha messo sul tavolo per aiutare le imprese li ha fatte perché il suo sistema è un sistema federale, con un governo unico, e può fare diciamo, politica fiscale con tranquillità, cosa che al momento l'Unione Europea non ha fatto, se non limitatamente con il recovery, e forse questo è, diciamo, il punto debole su cui gli europei dovranno lavorare. Grazie. Ovviamente speriamo che Claudio rimanga con noi, comunque per parte nostra lo ringraziamo per aver risposto anche a queste domande. Grazie a voi. E adesso darei la parola a Roberto Boschi, che ci parlerà dell'euro come area monetaria ottimale, e poi concluderà i nostri lavori Marco Buti, che è ormai un rifiorentinizzato di ritorno da Bruxelles, dove ha esercitato delle funzioni elevatissime, in particolare quelle accanto al commissario europeo Gentiloni. Prego, Roberto. Grazie.